Provi a parlare, dottoressa Rossetti, perché adesso forse andava bene. Vi chiedo cortesemente di accendere il microfono, dottoressa Rossetti e dottor Fabiani. Provate a parlare, così proviamo a vedere se c'è un loop. Mi sente, dottoressa Rossetti? Provi a parlare. Io sì. Faccio una prova audio, mi sentite? Sì. Perfettamente, non c'è Ha riverbero. risolto il problema di eco. Ok. Ok. Produzione. Io ho programma davanti, ho disconnesso tutto. Noi vi vediamo e vi sentiamo, eh? Ok. Mancano 4 minuti all'inizio della live. Chiedo alla faculty di accendere le webcam mantenendo il microfono spento, così riusciamo tutti a vederci. Perfetto. Abbiamo diversi partecipanti che si sono connessi attraverso il sito www.arcafactory2020.it. A breve inizierà la sessione. Sta aumentando il numero dei partecipanti che sono entrati attraverso www.arcafactory2020.it.
Ok, siamo ad un minuto dall'inizio della live. Ok, perfetto. Siamo in live in questo momento. Benvenuti a tutti. Vi do delle piccole informazioni tecniche prima di lasciarvi completamente la parola. Per tutta la faculty, siete in collegamento sia audio che video. Vi chiedo di accendere e spegnere il microfono nel momento in cui vorrete intervenire e di spegnerlo appunto per evitare un loop. E a tutti gli spettatori che sono i partecipanti entrati attraverso www.arcafactory2020.it potrete interagire con la faculty scrivendo all'interno della chat che trovate in basso e comparirà poi a destra cliccandoci sopra. E in questo modo il vostro messaggio verrà letto da tutti i partecipanti allo Zoom webinar. Invece, se volete scrivere esclusivamente alla faculty, dovete farlo attraverso l'opzione D&R, domande e risposte. Se vorrete invece intervenire ponendo una domanda e quindi avendo l'opzione di utilizzare il vostro microfono, dovete chiedere l'abilitazione alzando la mano, quindi cliccando su alza la mano e comparirà il simbolino con la mano blu nell'elenco di tutti gli spettatori dove siete appunto voi. In questo modo i moderatori, la dottoressa Rossetti e il dottor Fabiani potranno indicarci chi dobbiamo attivare come audio. Vi ringrazio e buon meeting. Benvenuti tutti a questo evento quest'anno decisamente particolare, già era particolare perché abbiamo voluto fortemente un format diverso dal solito, un format come sapete, avete letto dal materiale introduttivo che vi è stato mandato, quest'anno ci siamo un po' espansi come orizzonte, nel senso che al di là delle modalità di interrogazione dati che hanno caratterizzato le edizioni a cui alcuni di voi sicuramente avranno già partecipato, altri saranno alla loro prima esperienza, ma in sostanza, in genere, abbiamo messo a disposizione la banca dati Arca per dei formati di tipo essenzialmente molto, molto formativi, soprattutto per i giovani, per introdurre alla cultura dei dati e alle modalità attraverso le quali disegnare uno studio, fare un'interrogazione, capire quali sono le potenzialità e anche i problemi dell'interrogazione dei dati stessi, per poi arrivare con un lavoro che prosegue oltre al di là dell'evento, chiamiamolo residenziale, oggi purtroppo residenziale non può essere, ma comunque dell'evento in tempo reale, poi c'è un follow up attraverso il quale si arriva e molto spesso, devo dire, con un pizzico di orgoglio siamo arrivati a produrre della letteratura scientifica anche di un certo rilievo. Quest'anno abbiamo cambiato il nome, e questo proprio per dare il significato a quello che vi sto dicendo, non semplicemente una mentor school, ma una vera e propria factory. Il principio della factory è quello di creare un ambiente di lavoro che genera idee, quindi le idee possono essere della tipologia a cui siamo abituati con la Mentor School, di cui vi dicevo poco fa, ma vorremmo fare un tentativo anche di proposte, di brainstorming su modalità diverse che possiamo classificare in due tipologie, ma non vogliamo porre limiti, insomma, se viene fuori qualcosa di diverso, ovviamente tanto meglio. Le tipologie possono essere delle vere e proprie progettualità da costruire quindi in modo prospettico o anche andando a recuperare dei dati, quindi dei veri e propri progetti di lavoro.
oppure anche dei servizi su aree dove magari c'è una copertura imperfetta sul territorio nazionale, quindi possono essere dei test, può essere la costruzione anche di materiale di tipo educativo, insomma una vera e propria factory, appunto una fabbrica di idee che possa mettere in movimento soprattutto insomma le nostre nuove energie, cioè rinnovate di noi che insomma siamo in pista da tanto tempo, e soprattutto di cercare di stimolare la parte più giovane della ricerca italiana in area HIV. Avrete visto dal programma che vi è stato mandato che ovviamente abbiamo dovuto ridurre i tempi nel passaggio da un evento residenziale a un evento via web. È chiaro che proprio per la sua natura l'evento residenziale è quello che avrebbe consentito il massimo dell'interazione. Insomma, Arca Mentor School è famosa proprio per i suoi tavoli di condivisione, proprio in senso fisico, cioè abbiamo sempre queste 10-15 persone intorno a un tavolo che discutono con un computer collegato in rete, uno schermo grande, e quindi lì scambiano le loro idee, si confrontano, fanno le loro obiezioni, insomma quello era proprio l'ambiente ideale. Quest'anno purtroppo per i noti motivi non ce lo possiamo permettere, quindi il challenge di aver cambiato formato è ulteriormente aggravato, per così dire, dal challenge di non poter beneficiare di una modalità di interazione diretta dal vivo. Bene, cerchiamo di dimostrare che nonostante tutte queste limitazioni possiamo dare una buona spinta, insomma, alle nostre idee e ai nostri giovani soprattutto. E quindi con il programma che avete visto abbiamo una parte che copre l'intera mattinata fatta di una serie di interventi, ma anche di presentazione di quelli che poi saranno i gruppi di lavoro. Quindi c'è stato un lavoro a monte fatto dalla faculty che vedete adesso nei vostri riquadrini invece che in una sala dal vivo, e questo lavoro ha portato alla generazione di una serie di gruppi, esattamente 4 gruppi di lavoro, che affronteranno dei determinati argomenti. Condivido oggi la, chiamiamola presidenza, ma insomma mi fa un po' ridere chiamarla presidenza in questo formato, ma insomma condivido un po' i diritti, doveri di ospitalità, dato che il tema l'Arca Factory avrebbe dovuto svolgersi a Siena, quindi con i miei colleghi e amici di malattie infettive, giovani fra l'altro, quindi in un aspetto assolutamente consono, insomma, tutta la filosofia di Arca Factory, che conoscete tutti da tempo, e che sono Barbara Rossetti e Massimiliano Fabiani, ai quali adesso cedo la parola per una breve introduzione, un benvenuto anche da parte loro, e poi da lì passeremo ad entrare nel vivo di questa parte che si svolge appunto in plenary nella mattinata, per poi andare ai lavori di gruppo. Vi ringrazio, auguro buon lavoro a me stesso e a tutti noi, e do la parola ai nostri due giovani infettivologi. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa edizione dell'Arca Factory. Avremmo avuto piacere di ospitarvi a Siena come nelle scorse edizioni. Probabilmente l'incontro sarebbe stato decisamente più piacevole. Purtroppo l'emergenza Covid ci ha costretto a rivisitare il format dei nostri incontri ARCA e abbiamo optato per questa versione webinar, che spero comunque sia proficua nei lavori durante tutte le due giornate di lavoro e negli incontri successivi. Maurizio ha già delineato un po' quello che sarà il programma di questi due giorni e quella che è la filosofia dell'Arca Factory, dell'Arca Mentor School. Di fatto molti di voi hanno partecipato nelle scorse edizioni e sanno già un po' come è strutturato il format del nostro incontro. Altri probabilmente partecipano per la prima volta e soprattutto per loro
vorrei un attimo rifare il punto su quella che è l'Arca Factory e la filosofia che sta dietro l'Arca Factory. Di fatto l'Arca Factory si vuole un po' differenziare da altri corsi, congressi, convegni, per il fatto di essere un'occasione d'incontro per giovani ricercatori che hanno la possibilità di discutere di tematiche scientifiche, di confrontarsi condividere esperienze diverse e di creare delle occasioni di collaborazione che si spera che poi continuino anche in futuro, oltre quello che è l'incontro attuale. Il tutto si sviluppa all'interno della piattaforma di Arca, che è un grande database che Maurizio ha creato ormai da più di 15 anni, che si è sviluppato per il suo impegno e le sue intuizioni, e a cui poi hanno aderito vari centri in tutta Italia. Di fatto Arca in questo momento raccoglie dati di oltre 40.000 pazienti e si caratterizza rispetto ad altre corti per un focus, un dettaglio, un impegno sulla raccolta di dati di resistenza ai farmaci antiretrovirali. Questo accoppiato a una raccolta di dati clinici che va a completare il dato. Nel corso del tempo intorno ad Arca sono state sviluppate varie query, hanno permesso di approfondire varie tematiche. Di fatto in questo momento Arca si posiziona come una delle più ampie corti osservazionali nel panorama italiano-europeo e ha portato a varie collaborazioni, una corte molto aperta a proposte e partecipazioni non solo da parte dei centri Arca ma anche di chiunque sia intenzionato ad approfondire tematiche e a collaborare. In questa giornata svilupperemo vari argomenti, varie query e ne discuteremo con un gruppo di tutor che avrà l'onore e l'onere di indirizzare la discussione, ma nelle scorse edizioni di Arca il tutto si è svolto in un'ottica di ampia partecipazione di tutta l'audience, quindi vi invito, nonostante la modalità webinar, a porre domande, fare considerazioni, discussioni in qualsiasi momento mediante le modalità che vi hanno appena elencato dalla regia, quindi sia tramite la chat che tramite l'alzata di mano, perché lo scopo proprio del nostro incontro è quello di creare interattività e speriamo di riuscirci nonostante il nuovo formato. Detto questo, vi auguro un buon lavoro e cedo la parola a Barbara per un saluto di introduzione. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Anch'io avrei avuto piacere a vedervi tutti dal vivo, amici di vecchia data e nuovi amici. E questa però è la versione della nostra attuale attività lavorativa, la 2.0. Arca in realtà precorreva i tempi con il suo Arca Mentor School che si svolgeva nell'arco dell'anno, perché le prime giornate erano rivolte alla conoscenza tra i membri che caratteristicamente nel gruppo erano di discipline diverse, tutti con un occhio alla virologia e alle malattie infettive, ma i gruppi erano costituiti storicamente da clinici, virologi, biotecnologi, statistici, spero di non aver dimenticato nessuno, non me ne vogliate. E in questo anno abbiamo imparato, causa pandemia, a incontrarci in maniera virtuale e su piattaforme. E questo faremo anche oggi, precorrendo un po' a quelli che sarebbero stati comunque gli incontri futuri. Le giornate di conoscenza saranno un pochino più stringenti, ma probabilmente, e vi invito tutti a utilizzare la chat, questa modalità potrà darci qualcosa in più. Quindi vi invito a mettere da parte ritrosie e momenti di, come dire, imbarazzo, perché magari qualcuno è più giovane, qualcuno è la prima volta che partecipa, a porre tutte le domande che riteniate necessarie, anche quelle che sembrano magari un pochino più superflue, perché nulla lo è. Questa è una factory, quindi una fattoria
di idee, query su dati, come è stato detto da Maurizio e Massimiliano, ma anche nuove proposte, necessità quindi che vengono svolte grazie all'attività di una coorte che è nazionale con uno sguardo all'Europa oltre che al resto del mondo, perché Arca collabora con database e coorti europee e con dati anche provenienti ad esempio dai paesi africani e dell'est dell'Europa. I gruppi sono stati costituiti cercando di sfruttare la multidisciplinarietà pure quest'anno, con un pochino più di attenzione a fare in modo che almeno alcune persone degli stessi centri possano lavorare insieme. Questo speriamo possa essere un motivo di unione e un motivo di prosecuzione delle attività lavorative. I nostri incontri di oggi e di domani avranno a stretto giro un nuovo appuntamento entro il 15 di ottobre. Questo vuole essere una calendarizzazione che ci aiuta tutti noi a tenere a mente quelle che sono le necessità del gruppo di lavoro, ma anche le proposte che ne possano venire. Le idee sono state in qualche modo lanciate dal panel, ma possono essere modificate in base a quelli che sono i need clinici o virologici o di altra natura che venissero fuori da questi primi incontri di oggi pomeriggio e domani mattina. Quindi sentiatevi liberi proprio di interagire con il database, con la coorte stessa. Più volte in passato è infatti stato necessario modificare le nostre domande alla coorte in base a quelle che sono le risposte che la coorte può dare. Quindi Arca si caratterizza proprio per essere una coorte in qualche modo viva, che può rispondere alle interrogazioni in tempo reale. Basta porle le domande giuste. E nelle migliaia di casi che sono stati raccolti, sicuramente basta porre le domande giuste per avere delle risposte a dei clinical o virological need che non sono ancora stati esplicati. Quindi io vi do ancora il benvenuto, vi invito all'interattività in qualunque modalità vogliate. C'è una chat sulla destra, io almeno la vedo sulla destra del mio PC, che è continuamente sorvegliata. Utilizzatela e scrivete per qualunque necessità che ci fosse, sia di natura tecnica sia di natura scientifica. Ancora benvenuti e buon lavoro a tutti. Bene, allora a questo punto ringrazio moltissimo sia Massimiliano che Barbara, che penso vi hanno trasportato verso questa avventura, insomma mi riferisco soprattutto ai nuovi partecipanti, credo facendo sentire insomma un po' il coinvolgimento e l'entusiasmo, ecco, di questa modalità che effettivamente devo dire caratterizza molto questi incontri che ormai vanno avanti da un bel po' di anni, e da questo punto di vista penso che abbiano vinto una sfida, ecco, nella modalità di creare un po' gruppo. Bene, abbiamo incaricato come presentatori di una serie di temi e bisogni che possono riguardare anche, e questo lo sottolineo subito, Arca si distingue, si contraddistingue, la Factory soprattutto quest'anno, per un tentativo di coinvolgere in modo più attivo possibile anche le company, cioè le company farmaceutiche che sono attive nell'area HIV e che devo dire regolarmente supportano non solo Arca ma tutte le altre iniziative sul territorio nazionale. Di questo ovviamente dobbiamo sempre ringraziarle, e abbiamo incaricato oggi tre membri del board scientifico di Arca, che sono Nicola Gianotti, Sergio Locaputo e Franco Maggiolo, che tutti conoscete, sono persone abituate da moltissimi anni a presentare casistiche, idee e a discutere sempre animatamente tutto, quindi sono persone adattissime al compito che gli abbiamo dato, e loro ci presenteranno appunto quelli che hanno un po' cercato di tradurre in una presentazione introduttiva che si collega molto bene a quelli che sono un po' le direttrici sulle quali lavoreranno poi gli stessi gruppi nelle sale virtuali separate. E
darei senz'altro quindi la parola a Nicola per primo, poi ci sarà Sergio, poi Franco, che ci introdurranno appunto i temi che faranno poi parte della giornata. Quindi do la parola a Nicola Gianotti. Perdonami Maurizio, ma Nicola si è appena comunicato per una difficoltà tecnica, quindi di connessione. Probabilmente può proseguire il dottor Lo Caputo. Senz'altro, sì sì. Sergio, ci sei? Mi collego, sì sì. Ok. Adesso condivido un attimo lo schermo. Buongiorno a tutti. E appunto è un peccato, cioè anch'io mi associo, un solo ringraziamento per gli organizzatori, ma il fatto di non riuscire a vederci dal vivo, perché l'arma in più di Arca è proprio questa condivisione, questo brainstorming veramente bello e interessante con i giovani e anche con quelli di noi più esperti. Quindi diciamo quello che abbiamo pensato con Nicola Gianotti e con Franco Maggiore è proprio quello di vedere un pochettino quelli che possono essere ricaduti sia per le aziende farmaceutiche ma anche appunto per la ricerca, ricadute su alcune idee, su alcuni progetti che possono essere sicuramente utili per poter anche fare della produzione scientifica interessante. Queste sono le mie disclosure, e uno degli aspetti importanti sicuramente è quale può essere il ruolo per esempio degli NNRTI nei pazienti experienced. Vedremo da quello che ci dirà Franco, viviamo sicuramente dal punto di vista di terapia antiretrovirale nell'era degli inibitori degli integrasi, tuttavia c'è spazio sicuramente per gli NN che stanno vivendo una terza giovinezza, nel senso che praticamente noi siamo passati attraverso due NN che hanno fatto la storia della terapia antiretrovirale, cioè nevirapina ed efavirenz. Poi abbiamo avuto rilpivirina ed etravirina con una barriera genetica più alta e una più bassa tossicità, una migliore tollerabilità. Adesso c'è anche doravirina. Quindi sicuramente è un dato molto importante perché aumenta la barriera genetica, aumenta la possibilità di utilizzo di questa classe di farmaci negli experienced. Però abbiamo bisogno di tutta una serie di conferme e non ci bastano i dati degli studi registrativi. In di più, rilpivirina è l'NN attualmente più utilizzato, è disponibile adesso anche in dual therapy, in single tablet regimen, e soprattutto, come ci dirà Nicola, ha un futuro nell'ambito delle terapie long acting. Quindi praticamente una classe di farmaci assolutamente di grandissimo interesse che può aprire delle prospettive molto interessanti. E proprio nel concetto stesso di ARCA, che dal punto di vista diciamo virologico e soprattutto sulle resistenze è la coorte più importante non solo in Italia ma tra le principali in Europa, quindi praticamente lo studio di quelli che sono i pazienti che hanno sviluppato resistenze agli NN di prima generazione o anche di seconda generazione è uno studio sicuramente importante. I dati che ci dicono che effettivamente al fallimento con gli NN di terza generazione, con la doravirina, abbiamo pochi fallimenti, soprattutto non anche in coorti importanti come questo studio che vede coinvolto Mariella Santoro, quindi il gruppo di Carlo Federico Perno e i francesi, ci fanno vedere che praticamente la resistenza agli NN cambia a seconda che andiamo a vedere, a valutare gli NN di ultima generazione, quindi con una barriera genetica più alta e anche usando gli algoritmi fuori di quello di Stanford, gli altri algoritmi ci fanno vedere che cosa? Che praticamente la sensibilità a doravirina, e qui sono anche elencate tutte le principali mutazioni praticamente che caratterizzano la famiglia degli NN, sono basse, quindi sicuramente un dato importante. Come è anche importante avere dei dati a disposizione per utilizzare praticamente
pazienti NN di ultima generazione in pazienti che hanno fallito agli stessi NN e che magari per varie cause, per esempio, non possono utilizzare le altre classi, tipo inibitori delle proteasi o inibitori dell'integrasi. Anche perché questo è un dato importante, perché se andiamo a prendere la coorte A, icona, vediamo che rilpivirina è praticamente la combinazione più utilizzata nella coorte. E questo è un dato quindi molto importante. Questo è caratterizzato che cosa? L'associazione tra due NRTI e rilpivirina è sicuramente una delle combinazioni più utilizzate perché, soprattutto nei pazienti stabilmente soppressi, dà un'ottima tollerabilità, un'ottima efficacia e praticamente una bassissima tossicità. Questo è una delle, diciamo, delle ricette, delle formule di questo successo in una gran parte dei nostri pazienti. Ma il dato importante è provare a vedere quali pazienti che magari in passato avevano fatto uno o più fallimenti agli NNRTI possono per esempio utilizzare una combinazione dolutegra di rilpivirina, che sicuramente è un dato molto interessante, soprattutto diciamo per alcune categorie di pazienti che hanno problematiche con gli NRTI, oppure ancora di più, senza rubare spazio a Nicola, pensare a un discorso, diciamo, long acting con capotegavir e rilpivirina, vedete, sia nei naive che nei pazienti soppressi. Quindi diciamo praticamente questo discorso dello switch a regimi che contengono rilpivirina è molto interessante, soprattutto se noi andiamo a studiare che ruolo possono avere le mutazioni agli NRTI e le mutazioni in particolar modo a rilpivirina. Da questo punto di vista anche questo studio, che è del 2018, ma ci fa vedere come anche la problematica dei sottotipi, e da questo punto di vista il database ARCA è ricchissimo di questo tipo di informazioni, ci fa vedere come nel sottotipo C è l'accumulo di mutazioni che praticamente porta a una perdita di sensibilità verso l'ipivirina anche in pazienti che hanno fatto soltanto la 103N, che da sola non va ad alterare l'efficacia di l'ipivirina. Cambiamo argomento, andiamo ad affrontare anche un altro argomento molto molto importante su cui ARCA si è confrontata nel corso di questi ultimi anni, ed è quello della low level viremia. Innanzitutto è importante definire quali sono i livelli di bassa viremia. Moltissimi lavori hanno provato appunto a creare, diciamo, delle distinzioni. E qual è il significato nella low level viremia delle mutazioni archiviate? Tutto questo ha una ricaduta anche per i nuovi farmaci e per le nuove combinazioni che si sono affacciate, diciamo, nel mondo della terapia antiretrovirale. Perché bisogna vedere se i bassi livelli di viremia e le mutazioni eventualmente archiviate possono avere un'importanza quando noi andiamo a fare, per esempio, delle terapie di semplificazione, dove comunque i dati magari degli studi registrativi al momento ci hanno confermato che non ci sono mutazioni, che ci sono pochissimi fallimenti, ma sapete benissimo che in un'ottica di semplificazione noi dobbiamo ragionare su un follow-up a lungo termine, e quindi tutti i dati da questo punto di vista sulle mutazioni e sui livelli o sui blip virali, sui valori di viremia a basso livello sono importanti. Anche perché sappiamo da numerosissimi studi che comunque una persistenza di bassi valori di viremia è un fattore indipendente collegato poi al fallimento virologico con o senza mutazioni, e poi praticamente anche l'impatto dei vari livelli di bassa viremia ha un'importanza estremamente importante proprio nel fallimento virologico. E anche questo lavoro che ho voluto ricordare di Lancet su una grandissima coorte africana ci dà delle indicazioni importanti su quelli che sono i valori su cui andare a studiare, perché come potete vedere, logicamente con valori più importanti da 400 a 1000 copie, che noi ormai consideriamo un vero e proprio fallimento, quindi nemmeno un low level, ma in Africa logicamente la distinzione è sopra e sotto le
le 1000 copie, portano praticamente a rapidi fallimenti e fallimenti anche nelle seconde linee terapeutiche. Questo proprio perché, diciamo, è una situazione un po' diversa rispetto a quella nostra, dove si riferiva a un contesto africano dove la maggior parte delle terapie iniziavano con degli NNRTI, quindi con terapie a bassa barriera genetica. Infine, un argomento su cui sicuramente i virologi potranno esprimere, coloro che si occupano più in maniera dettagliata sulla problematica dell'HIV e del DNA, valutare quelle che sono le implicazioni cliniche e quanto possa essere importante. Questo lavoro francese fa vedere come praticamente i livelli di HIV-DNA cambiano a seconda, diciamo, delle varie situazioni dei pazienti che andiamo a esaminare, se sono stati trattati prima, se sono trattati dopo, le caratteristiche anche della situazione dal punto di vista di storia naturale dell'infezione. Diciamo, un argomento sicuramente molto importante, e ancora più importante perché una delle proposte fa vedere anche l'importanza del genotipo da DNA che può sicuramente essere di aiuto nel valutare l'importanza e il ruolo di alcune mutazioni proprio estratte da DNA, quindi da PMC, e confrontarle invece con quelle che noi richiamiamo invece con il semplice RNA come standard. Io ho voluto dare appunto un accenno a quello che può essere l'interesse e quelle che soprattutto possono essere le ricadute pratiche, perché ARCA è fondamentale perché da alcuni aspetti virologici di resistenza in particolar modo riesce a darci dei consigli su come poter utilizzare tutti i regimi che noi abbiamo a disposizione, e oggi abbiamo visto che abbiamo la possibilità di regimi più semplici o di regimi long acting, quindi sicuramente un dato molto molto importante per continuare a ritagliare la terapia per noi clinici in modo da avere un successo duraturo. E con questo auguro a tutti un buon lavoro. Grazie mille Sergio per questa overview veramente molto interessante, che apre anche degli spunti per una delle query dei gruppi di lavoro. Vediamo che si è riconnesso il dottor Gianotti, che quindi probabilmente ha risolto il suo problema tecnico, e quindi diamo la parola a lui per il suo talk relativo al long acting, un altro unneed assolutamente interessante e attuale. Buongiorno Nicola. Buongiorno Barbara, grazie mille, scusatemi per la momentanea mancanza, ma in questo catorcio di ospedale purtroppo spesso salta la corrente, gli studi medici non sono protetti dal sistema di generazione. Comunque grazie a tutti, grazie agli organizzatori per l'invito, grazie a voi per la presentazione. Io vi accennerò un pochettino nel contesto dei temi di cui poi si parlerà nei vari gruppi di lavoro, alla questione long acting. Perché la questione long acting? Perché il 2021 sarà l'anno del long acting, cioè sarà l'anno in cui questo innovativo modo di trattare i pazienti entrerà nella pratica clinica quotidiana. Non so se siamo pronti, sicuramente ci pone una serie di questioni e di domande a cui fino adesso non abbiamo avuto occasione di rispondere, e quindi proverò in qualche modo a cercare di contestualizzare la questione. Il primo passo per contestualizzare, non è lo scopo ovviamente di questa presentazione valutare efficacia e tollerabilità di questi regimi, ma appunto per contestualizzare poi le domande, per chi, immagino che più o meno tutti gli ascoltatori sappiano dei risultati di questi studi, ma nel caso ci fosse qualcuno che non l'ha così ben presente, provo velocemente a riassumere quali sono stati appunto i risultati degli studi registrativi sulla terapia long acting. C'è stato un primo studio chiamato FLAIR,
in cui i pazienti dopo una fase di terapia orale che avrebbe portato loro alla carica virale sotto 50, sotto 50 coppie, venivano randomizzati a proseguire quel trattamento nella fattispecie dolutegravir, abacavir e lamivudina, oppure passare al regime long acting con ripivirina e cabotegravir. Come vedete, a 48 settimane dallo switch e poi anche a 96, il regime long acting è risultato non inferiore, neppure superiore, ma sicuramente chiaramente non inferiore al regime orale, con percentuali di risposta, vedete, 48 settimane ben al di sopra del 90%, quindi si assesta, diciamo, sui migliori risultati che la terapia antiretrovirale oggi assicura. Risultati in buona parte confermati anche a 96 settimane, stiamo comunque su valori molto vicini al 90%, con poche interruzioni per eventi indesiderati. Lo studio ATLAS invece è uno studio in cui i pazienti provenienti da praticamente qualunque regime passavano sempre randomizzati a proseguire la stessa terapia o al regime long acting. Vedete anche qui i risultati sono di assoluta non inferiorità del regime long acting rispetto al proseguimento della terapia in atto. In questi due studi, FLAIR e ATLAS, long acting veniva somministrato ogni mese. Ora è stato valutato anche in base a dati di farmacocinetica, di convenience, eccetera, eccetera, di valutare anche il regime con dosaggi ovviamente un pochettino differenti, ogni una somministrazione ogni due mesi. Vedete che in questo studio ATLAS 2M il regime anche somministrato ogni 8 settimane ha dato risultati del tutto sovrapponibili a quelli del regime mensile. In termini di eventi avversi, quasi tutti i pazienti hanno almeno un piccolo evento avverso, questo è più o meno la norma, in particolare in questo tipo di regime con la somministrazione intramuscolare. Ma a parte questo, vedete che gli eventi che portano a discontinuation sono molto limitati, anche se un pochettino di più nel braccio di terapia intramuscolare rispetto all'orale. Tipologia di eventi avversi molto simile per quanto riguarda terapia intramuscolare e terapia orale, se si eccettuano ovviamente le reazioni locali. Reazioni locali che vedete sono, per quanto frequenti, sono quasi sempre modeste, limitate a un dolore e che portano a interruzione fino al 20% dei pazienti sulle 48 settimane. E con un dato però, questo possiamo anche saltare, con un dato che mostra come in verità la intensità di queste reazioni è in verità decrescente nel tempo, cioè soprattutto evidente all'inizio del trattamento e poi man mano si attenua, con un quadro, diciamo, che non è per la verità attenuato, anzi, dalla somministrazione ogni 8 settimane, che è quella che vedete in verde. Quindi ogni 8 settimane l'intensità del disturbo è analoga, se non un pochettino maggiore, anche se ovviamente non si verifica ogni 4, ma ogni 8 settimane. Ciò detto, qualunque sia il nostro giudizio personale su questo tipo di trattamento, la verità più chiara di tutti questi studi è in realtà un'altra, ed è che nonostante questi piccoli inconvenienti, la stragrande maggioranza dei pazienti preferisce la terapia long acting intramuscolare.
e quindi che a noi piaccia o meno sarà la richiesta che arriverà dai pazienti il prossimo anno e che in qualche modo noi dovremmo soddisfare. Vedete che negli studi Atlas e FLEA la percentuale di pazienti che preferisce la terapia long-acting è assolutamente bulgara e comunque viene preferita una, nello studio Atlas 2M viene preferita la somministrazione, mi sembra abbastanza atteso come risultato, ogni 8 settimane invece che ogni 4 settimane. Chi sono, quanti pazienti saranno eleggibili a questo trattamento? Beh, se andiamo a vedere strettamente i criteri di inclusione, andiamo a vedere FLEAR, che è lo studio in cui i pazienti naive iniziavano appunto questa terapia, quindi è stata non proprio la prima terapia, perché è, appunto c'è una fase iniziale di trattamento orale per tutti e solo dopo c'è stata la randomizzazione, quindi in questo schema è previsto che il paziente faccia una fase di lidino orale fino a negativizzazione e poi passi alla terapia long acting. Il regime scelto ovviamente per, in questo studio, era dolutegravir BAC/VTRT-C, quindi se vogliamo seguire alla lettera quello che è successo nello studio per non correre rischi, certamente noi non potremo adottare questo tipo di strategia se nel nostro centro o personalmente privilegiamo una strategia test and treat, senza arrivare magari al same day treatment, ma un trattamento immediato nel momento in cui si vede il paziente, perché dovremmo attendere ovviamente il risultato dell'HLA. Quindi già una prima questione è: possiamo fare un regime di lidina diverso da questo? Probabilmente, secondo me, in certi casi sarà una necessità, ma certamente abbiamo dati su questo, non abbiamo al momento dati su altri tipi di regimi di lidin. Per quanto riguarda invece i pazienti in switch già soppressi in una terapia antiretrovirale di durata variabile, vedete la risposta a quanti ne possiamo trattare viene dallo studio Atlas. In base ai risultati di questo studio noi potremmo trattare probabilmente, guardando diciamo così a prima vista i criteri di inclusione, dovremmo probabilmente poter trattare più o meno tutti i nostri pazienti. Però c'è un piccolo particolare: in verità tutti i pazienti che avevano avuto switch per fallimento non sono stati inclusi in questo studio, quindi evidentemente noi abbiamo la garanzia dei risultati che avete visto quando trattiamo pazienti che non hanno mai avuto fallimenti. Potremmo trattare pazienti che hanno già avuto fallimenti? Questa è una domanda assolutamente aperta. Quindi qui ho provato a riassumere un po' le domande che questi studi un po' lasciano aperte, qui magari proveranno a rispondere tutte le persone che parteciperanno al, e poi ovviamente tutte le altre che parteciperanno al gruppo di lavoro su questi argomenti. Io penso che quasi tutti i pazienti chiederanno di provare questo tipo di trattamento perché è oggettivamente allettante. Probabilmente il motivo principale per cui è considerato allettante è che riduce lo stigma. La domanda è: ma quanti pazienti effettivamente sono eleggibili nei nostri ambulatori? È possibile allargare la platea a pazienti precedentemente falliti, purché suscettibili a ripivirina e cabotegravir? Che, perché teniamo presente che penso che ognuno di noi abbia almeno la metà dei pazienti che ha avuto in passato almeno un fallimento. Certamente quanti sono è una domanda a cui forse H può provare in qualche modo a rispondere. Quali sono i candidati ideali alla terapia long-acting? Quali invece probabilmente è più opportuno che proseguano la terapia per OS?
E poi c'è tutta la questione logistica. Le iniezioni le facciamo tutte nei nostri ambulatori? Non lo so, non mi sembra così semplice. C'è disponibilità di personale a domicilio per fare queste iniezioni? Sono necessari infermieri specializzati? Le ASL metteranno a disposizione delle risorse, inclusa la logistica, per il trattamento a domicilio di questi pazienti? So che ci sono tavole di discussione anche in Lombardia, io purtroppo non partecipo a questi tavoli, quindi non so esattamente di cosa si stia parlando e quali tendenze ci siano, ma certamente questi sono argomenti per una, quando si diceva di progettualità, forse anche questo può far parte degli argomenti di discussione. Perché io con questo ho finito e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Sì, grazie Nicola per questa introduzione molto accurata e dettagliata sulla terapia long getting, un argomento sicuramente molto interessante e probabilmente l'argomento più innovativo del futuro a breve termine per la terapia antiretrovirale. E come tutti gli argomenti innovativi, come giustamente dicevi, apre delle criticità sulla scelta del paziente candidabile e anche sulla tipologia di modello organizzativo per la somministrazione del farmaco. Questo può portare a delle criticità per quanto riguarda l'organizzazione degli ambulatori di malattie infettive. C'è già uno spunto di discussione, vedo Simona di Gian Benedetto ha scritto qualcosa in chat, penso possiamo avviare la discussione successivamente. Prima darei la parola al dottor Maggiolo che ci presenterà l'ultima introduzione della mattinata sulla terapia con gli inibitori dell'integrasi. Sì, buongiorno a tutti. Vorrei anche ricordare che della presenza vera a Siena ci manca anche tutta la parte conviviale che era sicuramente importante e apprezzata. Però siamo in streaming, se il mio potente computer a carbonella me lo dà in presentazione, eccoci. Io volevo fare il punto molto superficialmente, direi, sugli inibitori dell'integrasi, ripercorrendo quelli che sono un po' gli spunti di ricerca che sono stati indicati nel programma di ARCA. Queste sono le mie disclosure e partirei da quelli che sono, secondo me, in questi momenti i bisogni delle aziende e i gaps che ancora hanno nelle dimostrazioni inerenti ai loro prodotti, concentrandomi fondamentalmente su Bictegravir e Dolutegravir. Bictegravir ha bisogno di consolidare l'idea, il concetto che una 3DR sia l'assoluto gold standard. Concetto che in qualche modo è nel tempo eroso dai risultati utilizzando due soli farmaci. L'altro aspetto importante per Bictegravir è il riuscire a trovare degli aspetti, degli outcome che sono dimostrabili negli studi e che possano in qualche modo influenzare quella che è lo stato di salute generale dei pazienti nel lungo termine. Questo in realtà è un po' un aspetto comune a tutti i farmaci. Oggi
e ce l'hanno fatto vedere i due colleghi in precedenza, i tassi di risposta virologica sono di tipo bulgaro, non ci basta più la risposta viroimmunologica, vogliamo qualcosa di più, e questo qualcosa di più si estrinseca nello stato di salute generale del paziente e ha però bisogno spesso e volentieri anche di nuovi strumenti di dimostrazione e studio. Per quello che riguarda dolutegravir invece, sicuramente devono ulteriormente rinforzare l'idea che una terapia a due farmaci sia non inferiore in termini viroimmunologici a una terapia a tre farmaci. Di fatto già nelle ricerche aziendali ci stanno provando, ponendo il più possibile sotto stress la 2DR. L'altra cosa, secondo me, è che devono dimostrare un vero, reale e misurabile vantaggio in termini di tollerabilità della 2DR. Non basta dire due farmaci sono meglio di tre, cosa che è un po' pazzagliana, bisogna anche dimostrare che due farmaci sono meglio di tre. Mi concentrerò, perché ritengo che sia più semplice e si possano avere numeri maggiori dal database ARCA, sulle possibilità di studio in ambienti di switch. La prima proposta che vorrei discutere è quella dello switch dai PI. Perché i PI? Perché sono sostanzialmente i farmaci con la più alta barriera genetica che abbiamo oggi a disposizione, e se esiste il bisogno di affermare l'assoluta predominanza di un 3DR, è chiaro che uno switch da una combinazione altamente attiva e di barriera genetica altamente dimostrata è il massimo. Esistono già alcuni studi, questo è uno che utilizzava Biktarvy rispetto a una terapia basata su darunavir, atazanavir boosterato con due NRTI. Il risultato di questo studio è stato sicuramente importante sia in termini di assenza di fallimenti virologici, sia in termini di risposta, mantenimento della risposta virologica. Vedete che anche in questo caso a 48 settimane si viaggia su valori superiori al 90%. Se esistono dati però nei pazienti, diciamo, generali, molto meno si sa rispetto ai pazienti più anziani, quelli che potrebbero forse avere un maggior vantaggio dalla eliminazione del booster. Questi sono i dati pooled di tutti gli studi BFTAF con pazienti al di sopra dei 65 anni, e vedete che in realtà solo una piccola percentuale di questi pazienti venivano da trattamenti che contenevano un PI boosterato. La stragrande maggioranza veniva o dagli NN o da elvitegravir. L'altro vantaggio di lavorare con in confronto con un regime boosterato è che comunque la si guardi, anche se con valori borderline, ci possono essere dei vantaggi misurabili in termini di tollerabilità a lungo termine, in questo caso di alterazione dei lipidi. Come dicevo, anche dolutegravir ha bisogno di dimostrare una superiorità o un effetto
misurabile e vantaggioso in termini di tollerabilità. Questo è uno degli ultimi dati usciti dallo studio Tango, che andava a misurare quello che erano i valori di OMA, e vedete che là dove era presente nella terapia di confronto un booster, il vantaggio esiste, e questo vantaggio si viene a perdere laddove il booster non c'è. Quindi il discorso di modificare terapie boosterate, PI based, con una terapia basata su Nini, forse potrebbe trovare ulteriore ragione in questo tipo di risultato. Poi credo che la 2DR debba in comunque stressare ancora di più la sua equivalenza, diciamo così, alla 3DR. E in effetti esistono alcuni studi che ci stanno provando o ci hanno provato. Questa è una reanalisi dello studio Tango, in cui si è selezionata una popolazione particolare, che è la popolazione che aveva a disposizione una determinazione del DNA provirale al baseline e che aveva a disposizione la possibilità di fare un test genotipico post trattamento. Molti dei pazienti inclusi nello studio rispondevano a questo tipo di richiesta, anche se non tutti, tant'è vero che la popolazione è scesa da 370 pazienti per braccio a più o meno 320 pazienti per braccio. Però vedete che alla fine, in questa casistica, in realtà le mutazioni che potrebbero essere di interesse all'interno di una terapia dual sono molto poco rappresentate. Sono rappresentate nel 2% per quello che riguarda le TAMS e nell'1% per quello che riguarda la mutazione 184V, ancora meno, se vogliamo, per quello che riguarda gli inibitori dell'integrasi. Quindi, secondo me, degli studi population based che possano andare a raccogliere un dato più consistente in termini di resistenze pregresse potrebbe aggiungere un qualcosa alla sicurezza d'impiego. L'altra cosa di stress, diciamo, che Glaxo ha provato è questo studio recentemente presentato in un altro meeting virtuale, in cui si è tentato la same day treatment utilizzando dolutegravir e 3TC. Sono stati fatti diversi tipi di analisi, andando a verificare le persone osservate, cioè quelle che hanno effettivamente continuato la terapia, usando un intention to treat, missing equal failure analisi, e usando uno snapshot a distanza di 24 settimane. Vedete che i dati, pur con alcune variabilità, sono sicuramente interessanti, ma soprattutto è interessante vedere che i pazienti che avevano iniziato una terapia duplice in same day treatment, quindi non conoscendo la storia, in realtà hanno dovuto modificare la terapia e andare a una terapia triplice in un numero molto limitato di casi, e spesso e volentieri non perché ci fosse un evidente fallimento virologico. E io vi ringrazio. Eccoci, dunque, sono intervenute una serie di domande, di spunti di discussione nella chat, cosa estremamente interessante che rende viva la partecipazione.
Premetto una sola cosa, la dico anche a voce su richiesta di Antonia, chiediamo a tutti i relatori di inviare le relazioni in modo che possano rimanere a disposizione di tutti i partecipanti anche per il futuro. Aprendo poi la discussione, comincio da una serie di quesiti di Simona Di Giambenedetto che ha rotto il ghiaccio in questa nostra nuova versione webinar. Il primo quesito credo che sia per Nicola Gianotti, ma poi in realtà un po' per tutti. Simona scrive: buongiorno a tutti, volevo sapere un po' il parere di tutti per capire se realmente la terapia long acting sarà veramente secondo voi possibile già dal 2021. In questo momento è tutto in ritardo e ancora nei diversi centri non è disponibile la strategia con il dual regimen single tablet. Gli ambulatori con il Covid non sono tutti aperti e attivi, forse per una nuova organizzazione così diversa bisognerà aspettare e forse considerare la somministrazione casalinga in pazienti più aderenti. Direi che forse potremmo partire da questo punto e poi proseguire con le altre. Sì, ringrazio Simona, come al solito, delle considerazioni acute, ma io non ho ovviamente risposte certe. Secondo me per la fine dell'anno ci sarà, nel senso che sarà in commercio e sarà teoricamente utilizzabile. Poi che non tutti gli ambulatori siano in grado concretamente di avviare la somministrazione per fine anno, certo, questo è probabilmente altrettanto vero, come fai notare giustamente tu, anche il 2R single tablet non tutti ce l'hanno ancora. Queste sono però questioni che riguardano i singoli centri e i rapporti con le loro ASL, con le loro farmacie, con le loro amministrazioni. Però io penso che AIFA consentirà di iniziare il trattamento almeno verso la fine del 2021. E a quel punto però, secondo me, noi chi potrà effettivamente farlo dovrà in qualche modo essere già pronto. Dovrà sapere come fare a somministrarlo. Nel senso, lo facciamo venire i pazienti e glielo diamo. Io non so neanche se saremo liberi di prendere questa decisione. Ho la sensazione che qualcuno ci dirà che cosa dobbiamo e possiamo fare. Non credo che potremmo proprio in assoluta libertà dire io lo do qui, io lo faccio fare a casa, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista le incognite e i punti interrogativi sono ancora tantissimi. Se possiamo già cominciare a discuterne, secondo me, intanto si può capire qual è tra di noi l'opinione, le opinioni prevalenti. Mi dispiace di non avere chiaramente risposto, ma oggettivamente non credo che nessuno abbia delle certezze assolute ancora su questo. Se posso aggiungere qualcosa, l'ok di AIFA da indicazioni di AIFA stesso è previsto tra ottobre e novembre del 2021 ed è quanto mai verosimile che esisterà un obbligo di somministrazione in ambiente ospedaliero, perché tutti gli studi sono stati fatti così, non è stato fatto in nessun modo una somministrazione al domicilio. Il rilpivirina deve essere long acting, deve essere conservata in frigorifero, quindi c'è un problema anche di catena del freddo di cui tenere conto, che va garantita. Quindi è verosimilmente che l'onda d'urto arriverà sui nostri ambulatori e non a domicilio. Se posso fare un commento, cioè se veramente l'onda d'urto arriverà sui nostri ambulatori, secondo me, almeno da com'è la situazione qui in questo momento, sarà un disastro. Cioè, nel senso, quello che voglio dire io è che
in questa fase post-Covid, intra-Covid, vediamo come va a finire, probabilmente è da rivalutare proprio tutta l'infezione da HIV. Cioè, noi abbiamo perso il follow-up e stiamo recuperando adesso pazienti dal mese di marzo. Abbiamo un po' rivisto le terapie, le continueremo a rivedere, ma in un momento di necessità, ad esempio, le nuove diagnosi, che non sono state poche nel periodo Covid, nell'ansia di non poterle rivedere, siamo tornati addirittura a riutilizzare il vecchio inibitore della proteasi. Quindi, secondo me, cioè prima di dire siamo pronti, dobbiamo attrezzarci per arrivare al long acting, ci dobbiamo attrezzare per rivedere e risistemare tutti i nostri pazienti e capire dove vogliamo andare con quello che in questo momento abbiamo, che non è poco. E comunque ci sarà una richiesta molto pressante dei pazienti, quindi secondo me è meglio provare a organizzarsi con il dovuto anticipo. Posso intervenire? Non è così, cioè la richiesta non è pressantissima, cioè è più pressante la richiesta di riaprire gli ambulatori, di rifare le cose al meglio e di essere ripresi, cioè nel contatto proprio umano e ambulatoriale. Cioè siamo ancora un passaggio indietro. Se posso intervenire, io concordo con quello che diceva Simona. C'è molta curiosità da parte dei pazienti. Io mi aspetto, cioè la terapia long acting sicuramente cambierà molto il quadro. E il fatto che quello che ci diceva Franco, che sarà, diciamo, probabilmente registrato a ottobre dell'anno prossimo, abbiamo un anno ancora di pandemia da gestire, sperando che le cose vadano molto meglio di quello che sta succedendo oggi. Ma la mia idea, nata diciamo dall'esperienza di tanti anni, è che c'è molta curiosità, perché molti pazienti probabilmente vorranno provare il long acting e probabilmente magari torneranno alla singola compressa, perché il concetto importante è che noi dobbiamo considerare i nostri pazienti che diventano più anziani e che già di per sé assumono 4-5 compresse per altre non infettive. Quindi la compressa in più o in meno potrebbe, diciamo, non giocare un grande ruolo. Questo invece può invece avere una certa importanza per quelli che sono collegati al discorso dello stigma, per quelli molto giovani o per quelli che hanno un tipo di vita un pochettino diversa. Ma molti dei pazienti, diciamo, attorno ai 50 anni assumono già un paio di compresse per altre terapie. Quindi, diciamo, secondo me potrebbero provare e poi tornare indietro. Questo però non esclude assolutamente quello che diceva Nicola, che dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo organizzarci. Se posso intervenire, anche se non sono stato fra i relatori? Io direi che sono concorda assolutamente con quest'ultimo commento di Sergio. Diciamo che nel discorso HIV o HIV barra long acting, secondo me un peso molto importante ce l'avrà la rimodulazione della schedula, vale a dire adesso i nostri pazienti, anche quelli che sono nei centri meno, diciamo, più conservatori, insomma, come il nostro, vengono 3 volte all'anno, in questo caso dovranno venire, no, nell'ipotesi della, diciamo, somministrazione ospedaliera, 6 volte all'anno. Quindi in realtà questo conterà molto, secondo me, nell'equilibrio della decisione del paziente. E secondariamente però un elemento che potrebbe giovare a favore, insomma, della scelta da parte del paziente è un po' la stanchezza terapeutica, questa cosa di avere sempre la pastiglia. È vero, come dice Sergio, che il paziente già prende la pressione, il diabete e la gotta e qualcos'altro, però diciamo questa cosa della terapia HIV correlata è sempre appunto associato a un discorso di stanchezza, di, no? Di gente che ti dice: dottore, quando mi toglierà la pastiglia?
magari appunto ne hanno tre o quattro, no? E quindi il fatto di dire, ok, sai cosa c'è? Guarda che per 2 mesi, dopo queste 2 punture, tu sei svincolato, non ci pensiamo più, dovrai essere puntuale a presentare, altrimenti i livelli sono bassi, quindi tutto quello che sappiamo, però alla fine in qualche modo ci sdoganiamo dal fatto di essere inchiodati tutti i giorni con la terapia contro HIV. Questo è un altro elemento con... secondo me che potrebbe spostare la bilancia a favore della long acting, del long acting. C'è un intervento e una domanda dall'audience estremamente interessante. Ci scrivono: vorrei sapere il parere dei relatori in merito alla strategia di traghettamento verso ART long acting tramite dual therapy basate su dolutegravir e rilpivirina. Può essere considerato rischioso nell'ottica di un'aderenza subottimale somministrare oralmente un farmaco come la rilpivirina con bassa barriera genetica? Potrebbe questo incidere su un aumento delle resistenze acquisite verso rilpivirina, con ciò impedendone l'utilizzo come long acting? Grazie. Il dottor Lazzaro. Provo a dare io una prima... In realtà gli studi SWOG hanno detto che rilpivirina e dolutegravir è una combinazione semplicemente eccezionale per bocca, quindi voglio dire, è arrivata anche molto prima di dolutegravir 3TC, per motivi a me solo parzialmente chiari. È un regime che esiste da almeno 4 anni e non ha, ha uno successo praticamente zero in Italia, non so bene all'estero, non è per niente stato considerato come regime. In realtà ci sono 2 studi che hanno dato dei risultati semplicemente eccezionali, forse perfino migliori del long acting. Quindi assolutamente sì, la mia risposta è assolutamente sì. Ovviamente bisogna verificare che non ci siano stati fallimenti con 181 C essenzialmente a non nucleosidici nel passato e che non ci siano stati fallimenti a dolutegravir, ma in pazienti... diciamo tra virgolette puliti è una combinazione eccezionale. Bisogna stare attenti di darlo che lo prendano a stomaco pieno. Vorrei aggiungere, se è possibile, che al di là dei risultati favolosi ottenuti dagli studi SWORD, anche negli studi dei long acting esiste un di switch, esiste una piccola fase di lead-in fatta col farmaco orale, inteso soprattutto a valutare la tollerabilità a breve termine, cioè no, non parto subito con un'iniezione depot che mi rimane lì 2 mesi, ma gli do 2 mesi di terapia orale con quel tipo di combinazione, quindi con il cabotegravir e la rilpivirina orale, e poi passo alla cosa. Quindi non è che cambi poi sostanzialmente molto, direi che non è preclusivo, anzi qualcuno in previsione si sta già portando avanti usando la duplice dolutegravir e rilpivirina. Posso chiedere un parere di Nicola? Secondo te, Nicola, visto anche come è andato all'inizio, non parlo diciamo del follow-up tra 48 e 96 settimane, ma l'inizio degli studi FLAIRE ed ATLAS, in cui sottotipi, che erano i sottotipi russi, poi A, sono andati diciamo male con, insomma, alla fine una serie di mutazioni di resistenza che non si capiva bene perché dovessero stare lì in quel momento. Cioè, secondo te è fondamentale cominciare in questo momento a selezionare poi i pazienti che devono andare ad effettuare il long acting, e quale tipologia per te è una tipologia migliore? Cioè pazienti più aderenti o pazienti meno aderenti che potrebbero in questo modo diventare aderenti? Grazie per le difficilissime domande. Ma dunque la questione... delle resistenze, credo che Maurizio abbia risposto in varie occasioni, magari poi lo facciamo ribadire qua. Pare che la questione dei polimorfismi, questo 74i e del sottotipo, in realtà non contino quasi nulla, nel senso che una valangata di altri pazienti con le stesse caratteristiche ha risposto benissimo, quindi probabilmente anche
non so se c'era sottinteso una domanda tipo devo fargli un genotipo sul DNA per vedere che sottotipo hanno prima di trattarli. Io credo che Maurizio poi ovviamente mi smentirà se dico una stupidata, ma francamente penso che anch'io ci avevo pensato per un po', ma mi sembra che con le conoscenze più recenti che abbiamo probabilmente non è necessario. Io insisto che secondo me saremmo, per quello che vedo con i miei pazienti nel mio ambulatorio, saremmo travolti dalle richieste dei pazienti, altro che balle. Cioè non so se saremmo noi a poter decidere quali pazienti trattare. Cioè, secondo me noi dovremmo arrenderci a delle richieste pressantissime da parte dei pazienti, che poi noi possiamo fare un po' da filtro, invece questo è doveroso. Purtroppo in questo momento non abbiamo in verità grossi parametri di riferimento. La terapia in generale funziona molto bene. Io dico che ha una barriera genetica inferiore all'utero V3DC, perché secondo me questa è purtroppo la verità. Probabilmente Dolutega aveva una barriera genetica maggiore di Cabotega, secondo me la differenza la fa lì, perché ripeto, poi tutto sommato Sword, che era con Dolutega più ripiverina invece che Cabotega più ripiverina, è andato molto molto bene. Io penso che se un paziente ha molto stigma, fa una richiesta molto pressante di una terapia intramuscolare, probabilmente questa può favorire l'aderenza. Non forzerei nessuno, proprio perché teniamo presente che se io ho la sensazione che se non vengono regolarmente a farla ai tempi designati, invece il rischio di un fallimento con resistenza sia molto 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 consistente. Però anche qui non ho ancora risposta. Certo. Posso intervenire anch'io su questo aspetto? Sì, non ho sentito nessuno. Vai, vai Antonio, vai. Sì, sì, ne approfitto per così scaldo un po' la voce. No, proprio su questo punto. Io su questa cosa qua non sono totalmente... Cioè, sono d'accordo con Franco, nel senso che, per rispondere alla domanda, non possiamo pensare di non dare la terapia migliore perché abbiamo paura che fallisca. Cioè, non è un concetto delle malattie infettive questo. Tu devi dare sempre la terapia migliore per quel momento, per quel paziente. È chiaro che uno dirà, ma poi si arriva. La storia della terapia antiretrovirale, se ci ha insegnato una cosa, è che non bisogna mai fare l'attesa. Se noi riteniamo che quella terapia sia veramente la terapia per quel paziente, la terapia si fa. Se invece è soltanto un tentativo, no, è diverso. Ma se noi riteniamo che la terapia antiretrovirale scelta, che sia dolutegra e rilpivirina, sia la terapia giusta per quel paziente, io non farei nessun ragionamento al contrario, e se poi mi fallisce, se poi non funziona, se poi non viene. Cioè, vale la regola della terapia antiretrovirale. La terapia antiretrovirale va fatta, punto. Sì, con grano salis, ecco. Non sono così convinto che il passaggio a un iniettivo long acting sia un driver sufficiente o in tutti sia sufficiente ad aumentare l'aderenza laddove c'è una non aderenza dimostrata. Il periodo finestra utile è di una settimana. Secondo me dovremmo attrezzarci anche con dei sistemi di recall di questi pazienti, perché se un paziente con la pillola, se anche tarda di 15 giorni, non mi fa molta paura con i farmaci che abbiamo adesso, un long acting che sta lì a mezza dose non mi piace proprio per niente. Quindi sarà un grosso sforzo organizzativo.
passiamo da un sistema distributivo a un sistema iniettivo, passiamo da una cosa molto gestita dal paziente a un qualcosa che saremo chiamati a gestire in prima persona, anche proprio con il recall e roba del genere. Quindi personale che cambia, localizzazione della distribuzione che cambia, non è una cosa semplice. Ci pone forse più problemi organizzativi che problemi scientifici, la dual therapy long acting. Sicuramente il tema è estremamente caldo, infatti ci sono una serie di commenti anche in chat, leggo purtroppo solo gli ultimi due, poi magari si proseguirà in altri momenti per poter dar spazio anche agli altri temi. Gli ultimi che leggo sono un commento della dottoressa Micheli: quali sono secondo voi i principali fattori di rischio per fallimento con long acting? E un commento sempre del dottor Lazzaro che ci dice che a suo modo di vedere il vantaggio che i long acting riducano lo stigma potrebbe essere pericoloso, potrebbe essere un argomento molto pericoloso. Ridurre le occasioni di essere scoperti ad assumere una pillola non è lo strumento vincente per combattere lo stigma. Aiutare i pazienti a nascondersi non credo sia la scelta migliore per aiutarli a vivere una vita di maggiore consapevolezza e benessere. Quindi questo è sicuramente un punto di vista interessante anche rivolto ai pazienti. Forse possiamo fare un breve commento sui principali fattori di rischio per il fallimento con il long acting e poi passare agli altri temi sulla 2DR versus 3DR. Ma per quello che non so, scusate, volevo... Nicola, scusami un punto, perché mi sembra dalle vostre osservazioni e commenti che... più appunto, come diceva Franco, è una preoccupazione molto organizzativa per tutto il percorso e l'organizzazione di somministrazione di questa terapia, che sicuramente ha tantissimi vantaggi e forse invece espone anche a un po' a delle criticità, delle fragilità, perché è un po' un'arma a doppio taglio, cioè si rischia poi cercando di ottenere un risultato estremamente appealing di incappare magari in incidenti di percorso legati anche molto all'organizzazione, anche a come viene recepita questa terapia dai pazienti, visto che appunto è anche una novità, e con il rischio poi appunto magari di fallimenti che ovviamente si vorrebbero evitare. Io penso che alla fine non è chiaro, dagli altri che ci sono fino ad ora, per quello che ho capito io, non ci sono dei chiari fattori di rischio per fallimento. Secondo me, in teoria, in base ai dati, alla storia della terapia antiretrovirale, io credo che la cosa più rischiosa sia un ritardo nella somministrazione con una concentrazione plasmatica che scende nei livelli in cui ancora fa pressione farmacologica ma non fa poca attività antivirale, e quindi è la fascia di concentrazioni idonee più favorevole all'insorgenza di mutazioni. Siccome appunto questo regime non ha una barriera genetica così alta come probabilmente si immaginava, penso, potrei sbagliarmi ovviamente, ma penso che il fattore di rischio principale sia proprio il ritardo nella seconda, terza, nella somministrazione successiva. Poi più in generale penso che sia stato trasparente da alcune cose che ho detto, ma se non è abbastanza chiaro non ho paura di dirlo esplicitamente, a me questa terapia non è che piaccia tantissimo. Non è che mi piace tantissimo. Semplicemente io sono abbastanza sicuro che la mia opinione non conterà nulla. Nulla. Perché i pazienti vogliono quel tipo di trattamento e quindi noi, che ci piaccia o meno, glielo dovremmo dare. E dovremmo fare in modo di minimizzare i rischi. Sì, se posso intervenire... Vai Stefano, prego. Grazie Massimiliano. Un caveat che effettivamente è emerso ultimamente
e che può giustificare anche un'inefficacia e comunque una, un livello di farmacocinetica non così ottimale, e appunto la modalità di iniezione, vale a dire molto spesso appunto anche, siamo fatti appunto tutti diversi anche diciamo dalla vita in giù, per cui sul lato posteriore, e anche fare una puntura non corretta dal punto di vista intramuscolare potrebbe far sì che ci sia un ridotto assorbimento. Sembra una cosa triviale, ma in realtà può anche essere la causa di dei fallimenti, possiamo dire, inapparenti. E poi volevo chiedere agli altri esperti, insomma, della faculty, se non erro, però, quando sono stati esaminati i livelli farmacocinetici negli studi dove c'era appunto per via dei genotipi, dei sottotipi A1 a 6, insomma, questi fallimenti un po' in eccesso, si era visto, se non sbaglio, che i livelli di farmacocinetica però non erano così deficitari. O ricordo male? Domanda aperta. Ricordi bene, secondo me è più o meno quello che ricordo io, perché probabilmente non è ancora così chiaro qual è la dose minima efficace. E poi forse ci sono qualche fluttuazione, chi lo sa, magari anche nel corso della giornata, per cui appunto in alcune persone quello che registri forse poi, infatti bisogna vedere anche le concentrazioni intracellulari, perché noi abbiamo le concentrazioni plasmatiche, ma poi il virus, scusatemi, il farmaco funziona all'interno della cellula, non fuori, quindi bisogna anche vedere le concentrazioni cellulari. Però è vero quello che dici. Ciononostante, secondo me, se c'è un ritardo di un mese nella somministrazione successiva, è ovvio che di qualche rischio in più ci sarà, cioè, a me sembra ovvio, poi magari non sarà così, ma per quello che ne sappiamo di terapia antiretrovirale, a me sembra abbastanza ovvio. Io volevo soltanto cogliere l'invito di Nicola per ribadire che effettivamente allo stato attuale il warning iniziale che avevamo avuto su una presunta minore suscettibilità o minore barriera genetica dei genotipi, chiamiamoli russi, insomma gli A6, è rientrata completamente, non solo perché, e questo anzi è anche strano che l'analisi statistica non fosse stata prodotta subito all'inizio perché i dati già c'erano, ma in realtà la distribuzione dei polimorfismi, in particolare 74i, era la stessa sia nei rispondenti che nei non rispondenti, quindi non c'era nessun tipo di significatività, e oltre a valle di quello ovviamente sono stati fatti anche gli studi in vitro che hanno dimostrato che i ceppi A6 hanno la stessa suscettibilità a cabotegravir e la stessa barriera facendo la comparazione col sottotipo B. Tra l'altro buona parte di questi studi li abbiamo fatti anche noi all'interno di un consorzio europeo che si chiama CARE e che prevede appunto la collaborazione intensa su questi argomenti correlati all'introduzione di dolutegravir in Russia, fra paesi europei e Russia appunto, e noi abbiamo costruito a questo punto mi sembra 20-25 virus ricombinanti prendendo le integrasi russe di tipologia A6 e vi posso dire che hanno esattamente la stessa suscettibilità a dolutegravir che hanno i sottotipi B, quindi questo argomento lo possiamo considerare chiuso. Rimangono aperti invece le considerazioni sulle differenze di barriera fra cabotegravir e dolutegravir, che in vitro non si vedono in realtà, si comportano allo stesso modo, quindi a me fa pensare che ci sia qualcosa di più correlato alla modalità di somministrazione e ai vari possibili problemi, insidie, insomma, di quello che può succedere nel corso del tempo. Poi è ovvio che abbiamo anche imparato che come partner rilpivirina non è la stessa di 3TC quando si mette insieme a un inibitore di integrasi di seconda generazione. Quindi l'insieme di queste cose ci dà un quadro ancora abbastanza complesso e quindi mi pare di poter dire
che l'introduzione dell'arca factory di questo tema della long acting, che dobbiamo esattamente a Nicola, non a caso, sia stata molto azzeccata, perché vedo che c'è discussione, ci sono punti di vista diversi, forse ci sono anche realtà geografiche diverse che si preparano o non si preparano all'introduzione di questo schema, di cui come minimo riconosciamo l'innovatività, insomma, perché non c'è dubbio che sia una svolta potenzialmente molto molto importante, ecco, quindi auguri a tutti e soprattutto alla parte clinica, e noi dal nostro punto di vista faremo del nostro meglio per monitorare ciò che succede da un punto di vista virologico. Io mi vorrei riallacciare a un discorso che ha introdotto Nicola e poi magari dare uno spunto per passare a parlare anche di altro oltre del long acting. Sono d'accordo con Nicola, vabbè, anche con Maurizio, che il regime cabotegravir-ripivirina sia un regime con una barriera genetica non importantissima, tant'è che appunto ci sono stati dei fallimenti con sviluppo di mutazioni che vanno a influire poi sulle due classi. E questa è sicuramente una cosa da tenere in estrema considerazione nella scelta del paziente candidabile, perché di fatto noi ci troveremo a discutere sulla prescrizione di questo regime a dei pazienti di real life che sono diversi da quelli che abbiamo visto nei trial clinici. Di fatto il trial clinico va a includere un paziente ottimale che era stato ben selezionato sulla base di dei criteri di inclusione. Erano stati esclusi pazienti ben studiati, con una storia clinica conosciuta, senza mutazioni di resistenza agli NN. Noi ci troveremo nella pratica clinica a prescrivere questo o a avere una richiesta di prescrizione di questo regime a pazienti molto più variegati, magari pazienti di cui non conosciamo bene la storia clinica, magari pazienti già esposti agli NN e che potenzialmente potrebbero aver fatto dei gap nell'assunzione di terapia e eventualmente aver sviluppato delle mutazioni di resistenza e noi non esserne a conoscenza. Quindi mi chiederei, in quest'ottica di una prescrizione nella pratica clinica dei pazienti con una storia non nota, il regime non deve essere considerato secondo voi, oppure il paziente può essere studiato in maniera più approfondita? E qui mi viene in mente, questi pazienti virosoppressi potrebbero essere dei pazienti candidati ad uno studio genotipico su DNA e avere uno switch guidato anche da questo strumento? Volevo sapere un attimo l'opinione di Maurizio e magari anche di Sergio Locaputo, che ha introdotto un po' l'argomento del genotipo su DNA. Non so cosa ne pensate. Noi di fatto il genotipo su DNA lo abbiamo a disposizione grazie a Maurizio presso il nostro centro e lo utilizziamo negli switch, però probabilmente non è una pratica molto diffusa e sicuramente non ha una validazione scientifica accuratissima. Non so le vostre esperienze in altre realtà. Massimiliano, quello che hai detto mi sembra molto molto giusto. Il concetto che volevo, diciamo, sottolineare è che io spero che con anche queste terapie innovative non ci sia un discorso di moda. Lo switch con le terapie attuali è un qualcosa che diventa, diciamo, più delicato rispetto a dare una terapia in un paziente naivo, quasi. Perché molto spesso i nostri pazienti stanno facendo delle terapie ottimamente tollerate. Quindi, diciamo, io eviterei soprattutto il ricorso alla moda. Come per il discorso della PrEP, il paziente che fa il long acting deve essere un paziente che deve essere preparato, che deve avere determinate caratteristiche, almeno nella fase iniziale, per evitare di andare a incorrere in tutta una serie di problemi. Poi, secondo me, questo discorso del DNA, che ancora appunto, diciamo, ha sempre Siena come, diciamo, punto di riferimento anche a livello nazionale, forse, diciamo, Arca è il momento
diciamo, interessante e importante per iniziare a costruire qualcosa, cioè iniziare a prendere, diciamo, dei pazienti, fare una multicentrica e studiarli. Sicuramente è un dato sicuramente molto interessante, sia per capire realmente il DNA quanto ci può essere utile, ma forse ci può essere utile soprattutto in questi pazienti con questi regimi terapeutici, diciamo, non convenzionali. Sì, io colgo l'invito, insomma, di Sergio, perché penso effettivamente che da ormai da diverso tempo è un tema di discussione, no? L'utilità, l'opportunità e cosa ci dice e cosa non ci dice il test su DNA, soprattutto in questi pazienti. Allora, la mia opinione personale è che in un paziente per il quale io ho incertezze nella storia terapeutica, quindi il paziente che arriva magari da un altro centro, è difficile ricostruire la sua storia di terapia, di fallimenti, eccetera, se ce ne sono stati, lì quello che posso fare, se è in virosoppressione, è solo l'analisi del DNA, e secondo me la devo fare, perché qualche informazione ce l'ho, senza dubbio. Il paziente invece che ho sempre seguito e di cui so tutto è un paziente nel quale ho una serie di informazioni pregresse, probabilmente abbastanza completa, per cui andare a vedere oggi cosa mi dice il DNA è qualcosa, ma non prendiamolo come un sostituto della storia intera che io conosco, cioè è un surrogato che può avere un'informazione meno accurata. Questo lo sappiamo da tantissimi studi, cioè tutte le volte che è stato fatto il confronto fra ciò che vedo in una singola analisi del DNA di oggi, virosoppresso, è sempre meno informativo di ciò che io calcolo raccogliendo tutte le informazioni pregresse, sia di genotipo che di storia dei fallimenti. Quindi a questo aspetto dobbiamo sempre fare attenzione. Aggiungo che oggi il consiglio è quello di utilizzare test ad alta risoluzione, cioè Next Generation, perché comunque evidentemente si riesce a vedere qualcosa più in profondità e quindi si può avere un quadro un po' più esaustivo di quella che è la situazione attuale. Come proposta direi che quella di Sergio va a inquadrare proprio, prende in pieno insomma un po' l'ottica anche di una factory che quest'anno stiamo varando, no? In qualche modo, perché effettivamente uno studio che ci dimostra l'utilità o meno del test su DNA prima dello switch del virosoppresso non esiste, cioè esistono varie lavori, ne guardavo uno proprio pochi giorni fa, un lavoro francese che ci fa vedere che dove hanno fatto questo tipo di approccio hanno avuto un buon successo negli switch, però ovviamente non c'è un braccio di confronto, quindi ora fare un trial è un po' complicato, però raccogliere una serie di esperienze osservazionali dove in alcuni casi il test su DNA è stato fatto, in altri no, e andare a vedere cosa succede dopo X mesi, forse è un qualcosa che possiamo prendere in considerazione nell'ambito delle progettualità di questa factory. Ci sono diversi commenti in chat da parte dell'altra componente virologica, cioè da Valeria Micheli e da Mariella Santoro. Nei loro centri il genotipo su DNA è a disposizione dei clinici, è qualcosa di rutinario, ma chiaramente non avendo dati sui pregressi fallimenti virologici diventa indispensabile. Potranno essere argomento di discussione questi ulteriori spunti per il lavoro dei gruppi, perché effettivamente sta diventando molto calda questa nostra chat. C'è poi un commento invece dalla dottoressa Bertagnolio che ci dice: nei paesi in via di sviluppo le resistenze pre-trattamento a INN si attestano su valori dal 10 al 25% in alcuni paesi. Non sono disponibili test di resistenza. Quali sono le implicazioni per l'uso dei long acting cabotegravir e rilpivirina in questi paesi? Quindi ritorniamo sul long acting, che evidentemente è proprio un argomento più che caldo, caldissimo. Ma quest'ultima domanda secondo me è molto interessante. Devo dire che tutto quello che noi sappiamo del long acting in questo momento è nei paesi occidentali, diciamo così, ecco. Quindi qui si apre ovviamente tutta un'altra questione assolutamente da definire, da studiare. Penso però
i virologi potranno smentirmi, che il grosso delle resistenze ai non-nucleosidici nei paesi in via di sviluppo è la 103N, visto l'ampio uso di efavirenz. 103N non influenza la resistenza ripirina. Detto ciò, probabilmente c'è uno studio in corso molto interessante, su questo forse ci può dire qualcosa Stefano, perché uno studio NIT che lui fa parte dello steering committee, mi pare, uno studio che si prefigge di valutare se dolutegra virilpivirina si può dare in switch a chi ha la 103N e solo quella. Io credo che questo studio ci darà qualche risposta, perché se, come io penso, si può usare ripivirina tranquillamente in presenza della sola 103N senza 181C, allora io credo che la percentuale dei non candidabili a ripivirina anche nei paesi in via di sviluppo salirà moltissimo. Sì, effettivamente, grazie Nicola. Giusto per precisare, è un multicentro, quindi europeo, perché NIT-ID è un europeo, giustamente. Per cui, un po' la domanda che hai fatto tu, no? Lo studio, appunto, tenta di rispondere a quella, alla tua domanda, vale a dire, sempre in un setting chiaramente ricco, ad ampie risorse, in cui appunto i pazienti sono stati screenati per quanto riguarda tutti i genotipi cumulativi, quindi su RNA, per cui sono stati arruolati in questo studio appunto a due bracci, in cui c'è la percentuale di pazienti 1 a 1 che continua ancora a fare regime in corso. Comunque l'altro 50% dei soggetti arruolati va invece a una duplice appunto dolutegravir-pivirina. Lo sforzo dei centri partecipanti è stato quello di andare a arruolare dei pazienti che avessero la 103 in purezza, che non è proprio diciamo così facile. Poi chiaramente è stato un tentativo di fare bianco-nero, né? Sappiamo che certamente la 103 può essere un proxy di avere qualcos'altro a livello della tasca da cui si attaccano gli NN. In qualche modo però si è detto, arruoliamo solamente i pazienti che nel 20%, almeno il 20% secondo sangue, abbiano la 103N. I risultati appunto sono assolutamente preliminari, ci fanno vedere che in questi soggetti che sono proprio cristallizzati, no? Sono delle perle quasi rare, questa duplice funziona. Certamente anche in questo caso, visto che si tratta di uno switch, i risultati più tosti saranno quelli a 2-3 anni, certamente, non quelli a 6 mesi o 12 mesi. Le considerazioni. Allora, per quanto riguarda la chat, ci sono due spunti di discussione sulle due linee che ancora rimangono tra quelle che sono state espletate. Il primo è sulle dual therapy. Ritorno a tutti i commenti della dottoressa Di Giambenedetto, che è un'esperta, espertissima di dual therapy. Allora, eccomi. Il primo era un commento di Simona, e ci dice: credo che al momento tutti gli studi di dual therapy, sia randomizzati che nella pratica clinica, abbiano dimostrato una non inferiorità del dual regimen versus il triplo regimen, sia viroimmunologico che di tollerabilità. E questo è un commento da discutere. E poi degli altri spunti relativi a studi di meta-analisi presentati anche all'ultimo IAS di San Francisco, hanno fatto vedere la comparabilità del regime duplice verso il triplice. Fondamentale fare una terapia personalizzata, quindi ritorna l'argomento del tailoring della terapia antiretrovirale. E l'ultimo, in modo da dare tutta al pannello, la popolazione dei trial include pazienti giovani e quasi esclusivamente di sesso maschile. Dato che il sesso femminile appare come a maggior rischio di sindrome metabolica, sarebbe interessante approfondire.
benché presente un marcato miglioramento rispetto ai pazienti in TAF con booster, non è significativo il vantaggio dei pazienti che assumono TAF unboosted, dato che il competitor nel semplificato è Bictegravir. Fondamentali sono studi di real life, quindi tre argomenti di discussione sul dual regimen, sulla comparabilità rispetto alla triplice, sul tailoring della terapia, il sesso e l'aspetto metabolico. Per cui apriamo la discussione su quest'altro argomento che al momento ancora non era stato trattato. Se posso, anzitutto ai rinforzi, vi presento Alberto. Buongiorno. No, volevo un attimino commentare, perché insomma ho sentito, forse ho capito male, che le duplici terapie in questo momento devono ancora un po' dimostrare la loro, diciamo, non inferiorità, comunque la loro efficacia rispetto alle triplici terapie. Ora, per quanto riguarda il semplificato, io credo che con questa cosa siamo andati abbastanza avanti, in quanto, a parte gli studi randomizzati che comunque hanno dimostrato, diciamo, la non inferiorità, ci sono una serie di studi osservazionali che ormai chiudono la partita, cioè ci troviamo di fronte a dei follow-up molto lunghi. Lo studio, diciamo, francese ha pochi pazienti, ma è arrivato a un follow-up di 4 anni, per non parlare degli studi Odoacre che adesso chiuderanno la partita con il follow-up a 5 anni, dove il fallimento virologico è molto lontano rispetto a quelle delle triplici terapie in semplificazione, non va a superare il 2%. E secondo me forse un discorso diverso si potrebbe fare per il paziente naive, che nella come studi randomizzati, cioè lo studio Gemini, oramai con un follow-up è lungo e che può magari lasciare delle perplessità, soprattutto a bassi CD4, a viremie più alte, e se vogliamo considerare gli eventi AIDS, eccetera, eccetera, e nella pratica clinica ancora non ha, a parte i dati dello studio Odoacre, che insomma sono in pubblicazione a 48 settimane, ma su 20 pazienti, ancora non ha una pratica clinica, diciamo, consolidata. Probabilmente sono d'accordo con Maggiolo quando dice è il momento di chiudere l'argomento viremia CD4 e passare a un qualcosa di più fine che vada poi ad essere applicato sulla terapia personalizzata. Volevo sentire la vostra opinione su questo, insomma. Visto che nessuno piglia la palla al balzo, c'è secondo me ancora una forte discrepanza tra l'evidenza scientifica e il vissuto. Le due DR, poi chiamiamolo dolutegravir 3TC, che poi è l'unico, non viene usato in prima linea, neanche in pazienti sostanzialmente semplici, pur essendo risultato assolutamente non inferiore a una 3DR. Quindi che un gap di informazione per l'azienda sia ancora quello di rafforzare nella mente di tutti, se vogliamo, che la 2DR è equivalente alla 3DR, secondo me esiste ancora. Molte delle cose che si dicono sono le solite, sono pazienti particolarmente selezionati, sono i pazienti di uno studio, sono seguiti in modo particolare, sono più giovani, quindi ben venga un'analisi fatta in real life, fatta in pazienti anche più anziani, con situazioni viroimmunologiche magari più avanzate, di sesso femminile, tutto quello che volete voi. Però non mi sembra che nella testa dei colleghi ci sia così chiaro e lampante che ho accettato, ecco, più che chiaro e lampante.
non è così accettato, c'è sempre un caveat, sì è vero, però io parto con un'altra terapia. E i dati di vendita delle combinazioni negli ultimi sei mesi lo fanno vedere chiaramente, non decolla nell'ambito dei pazienti naivi, assolutamente. Quindi, secondo me, spazi di lavoro ce ne sono. Come ci sono spazi di lavoro, sono perfettamente d'accordo con te, sulla tollerabilità nelle popolazioni di anziani, nella popolazione femminile e dimostrazione di vantaggi concreti, misurabili, che poi questi siano più facili da ottenere laddove si viene in terapia di switch da una terapia boosterata, perfettamente d'accordo, infatti io consigliavo di concentrarsi su quello. E noi ne abbiamo ancora in giro di booster, quindi forse possiamo anche eliminarne un po'. Ma secondo me in semplificazione diciamo bisogna anche studiare, oltre il booster, che sono d'accordo con te, ce ne sono. Cioè negli ultimi sei mesi ho visto da qualche parte le vendite di Sintuza che sono praticamente superiori a quelle del Dolutegravir. Però il competitor reale nella semplificazione è Biktarvy. E secondo me, parlando di pratica clinica vera, reale, l'aspetto metabolico forse sarà uguale e nella nostra pratica noi vediamo delle interruzioni maggiori in Biktarvy rispetto a Dolutegravir e quanto dire per alterazione del sistema nervoso centrale. Non so se è una sola nostra esperienza o è un'esperienza un po' generalizzata. Ma sulle interruzioni non lo so, però ti assicuro che ero non più tardi di una settimana fa a un advisory board e i dati di mercato dinamico di Biktarvy stanno a indicare che si sta mangiando tutto l'olditegravir, si è mangiato un pochino di Triumeq, ma non sta assolutamente andando ad erodere i PI boosterati, cosa che invece potrebbe essere un qualcosa di intrigante, sia in termini di ricerca, sia in termini aziendali, diciamo così. Quindi è una cosa un po' dinamica, non è che sia così chiara, così tagliata in fette nette. Secondo me ci sono spazi per studiare quali aspetti potrebbero far sbilanciare i piatti della bilancia in un senso o nell'altro, ecco. E poi capire anche perché ancora, e anche in questo centro, tanto inibitore della proteasi, soprattutto nel paziente naivo. Cioè, noi negli ultimi mesi veramente, peraltro che dual therapy in 2DR, ma tantissimi inibitori della proteasi, come se ancora quello che caratterizza il clinico italiano fosse ha bisogno di una sicurezza assoluta e poi Dio provvede, insomma. Abbiamo ancora da correre. Ma secondo me questo aspetto è stato esasperato dal discorso Covid, nel senso che tutti i naive, come giustamente diceva Franco, cioè non iniziano con una dual, e io personalmente condivido questo discorso, perché adesso con le difficoltà che ci sono, mentre da una parte è molto utile iniziare il prima possibile, il paziente deve fare meno controlli, quindi tutta una serie di accessi del paziente naive che deve iniziare una terapia vanno semplificati e vanno accelerati, è giusto iniziare con una terapia a più alta barriera genetica, e che comunque, nonostante quello che si diceva sugli studi, comunque effettivamente anche per me mi dà un'affidabilità maggiore una triplice terapia. Il problema è che non è passato il discorso che per esempio Biktarvy ha una barriera genetica quanto quella dell'inibitore boosterato. Per cui ecco perché gli inibitori delle proteasi boosterati continuano a essere la prima scelta per molti colleghi che devono iniziare la terapia senza il test di resistenza o per dare un'alta barriera genetica.
Allora, riprendo la parola io anche per un po' di logistica. Logistica, bufala, logistica via web, però insomma, sempre logistica. E, allora, intanto sono molto soddisfatto, penso possiamo esserlo tutti, perché vedo che la platea è molto viva, nonostante la modalità non di interazione diretta. E siamo, quindi riusciamo a essere in ritardo anche via web. Ecco, questa è una notizia che forse non sorprende, però è un buon indice. E quindi la proposta che avevo adesso condiviso con i miei due co-chair è quella di saltare una parte del programma che era prevista, che si chiamava presentazione dei temi, dei need su cui lavorare nei gruppi, e la facciamo direttamente dopo quello che era la parte successiva, cioè un confronto con le linee di ricerca HIV in ambito internazionale, che abbiamo affidato alle due speaker, una è Silvia Bertagnolo, che lavora nel WHO e che penso tutti conosciate, l'altra è Francesca Incardona, che è sempre presente nelle nostre ARCA, nei nostri eventi ARCA, e che ci parlerà un po' di quello che si sta muovendo in termini anche di progetti europei e anche le iniziative a cui ARCA prende parte in questo contesto. L'altra parte di proposta che volevo farvi, e siccome non potete rispondere subito, l'ho già approvata, è quella di non fare un break, perché penso che mi sembra che tutti siano abbastanza attenti e vivaci, e quindi io darei la possibilità di sentire queste due relazioni che ci hanno preparato Silvia e Francesca, dopodiché presentiamo i temi che i gruppi prenderanno in considerazione, e poi a quel punto si maturerà una tempistica adatta al break, che sarà per tutti, penso, un lunch che purtroppo non condivideremo, così è, quindi poi ci saranno le parti dei lavori di gruppo. La chat ha delle domande in evase per motivi di tempo, ma la conserviamo e comunque la lasciamo a disposizione. In buona parte saranno temi che possono essere ripresi nelle stanze virtuali di lavoro dei quattro gruppi che poi inizieranno a lavorare nel pomeriggio. E a questo punto darei la parola a Silvia Bertagnolio, che ringraziamo come già altre volte per essere presente al nostro evento. E Silvia si occupa da anni ormai dei temi che riguardano la problematica delle farmacoresistenze di antiretrovirali per definizione a livello mondiale, visto che si tratta di Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi le chiediamo un breve excursus su quelli che sono i temi attuali, che quest'anno, nell'attualità appunto di questo periodo storico, e già alcuni temi sono stati introdotti durante la discussione, e adesso le diamo la parola. Silvia. No. Ecco, grazie mille, buongiorno a tutti, mi sentite bene? Sì? Bene, sì, perfetto. Sì, ti sentiamo bene. Perfetto, grazie. Dunque, innanzitutto grazie infinite allo steering group, agli organizzatori per questo invito, molto veramente insomma, molto apprezzato, ed è un piacere per me essere qui con voi. Appunto, come Maurizio ha detto, io sono infettivologa, lavoro all'OMS a Ginevra nel Dipartimento HIV ed ho il piacere oggi di condividere con voi, diciamo, alcuni spunti di ricerca che sono appunto vivi a livello internazionale, ma soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Quindi sono più che altro degli spunti, delle aree di ricerca, diciamo, nell'ambito della salute pubblica, che possono non essere necessariamente allineati agli spunti e alle, diciamo, discussioni che avete avuto oggi, che sono, diciamo, più relative a cosa accade appunto in Europa o nei paesi insomma, già sviluppati. Quindi le problematiche che affronteremo sono un pochino diverse e non riuscirò sicuramente ad andare nel dettaglio, però volevo darvi comunque un'idea di cosa, qual è la discussione che sta accadendo. Mi scusi,
Mi scusi, dottoressa Bertagnoglio, le chiedo cortesemente di cliccare in basso sulla modalità visualizzazione in presentazione, così si vedono le slide in grande. Perfetto. Perfetto, grazie. E, no, e volevo dire che anche proprio in questi giorni, questa settimana e la prossima, appunto all'OMS, ci saranno le linee guida, le nuove linee guida per fare un update della terapia, ma soprattutto del management del viral load algorithm nei paesi in via di sviluppo. Quindi, insomma, volevo poi accennare alle domande che verranno condivise e che verranno discusse dal gruppo che si incontrerà questa settimana. Dunque, l'OMS nel 2017 ha creato coordinato lo sviluppo di un Global Action Plan, che è un piano globale che indica, diciamo, delle linee da seguire per prioritarizzare la ricerca a livello internazionale su alcune tematiche che sono più rilevanti nei paesi in via di sviluppo. Quindi vedete in questa slide quali sono le aree di ricerca che sono state considerate più hot topic, più rilevanti, e queste aree di ricerca sono anche riassunte in questi due meeting report che vedete sulla sinistra. Un meeting report del ResNet, che è un gruppo di esperti internazionali che si riunisce ogni anno, ogni due anni, per discutere a che punto siamo su alcune tematiche rilevanti. E poi c'è un report che è stato fatto nel 2018 che riassume a che punto siamo, appunto, rispetto a queste linee di ricerca. Quindi, se avrete voglia, ecco, questa è una risorsa che potete consultare più in là. Ma io volevo veramente, diciamo, toccare, diciamo, i quattro punti che in questo momento sono chiaramente hanno un grande dibattito nei paesi in via di sviluppo. Il primo è la transizione al dolutegravir e la necessità o meno di ottimizzare il NRTI backbone nei pazienti che vengono switchati da evidence based therapy a un DTG based therapy. Il secondo argomento è piuttosto su come, appunto, può cambiare l'algoritmo del viral load nei paesi in via di sviluppo. Ci sono, appunto, varie proposte che vi riassumerò. Il terzo è, diciamo, brevissimamente toccare sul DTG and weight gain, che è chiaramente un problema molto sentito nei paesi in via di sviluppo e che, diciamo, ci pone degli interrogativi sul futuro del dolutegravir in questi ambiti. E poi molto brevemente il COVID HIV e che impatto il COVID-19 che impatto può avere sull'HIV e anche la resistenza. Iniziando dalla prima domanda, i pazienti che sono in terapia con efavirenz tenofovir XTC hanno una carica virale elevata, possono essere switchati a tenofovir XTC dolutegravir? Questa è veramente la domanda, diciamo, che tutti si pongono, ecco, nessuno per adesso sa dare una risposta. Dal 2018 l'OMS raccomanda il dolutegravir con due NRTI come regimen di prima linea. E questo è dato come farmaci generici in fixed dose combination, e tantissimi paesi adesso stanno, appunto, utilizzando il dolutegravir e interrompendo il supply di efavirenz. L'OMS raccomanda anche che nei pazienti che hanno utilizzato il tenofovir in prima linea debbano essere switchati a un EZT in seconda linea. E nei pazienti che avevano un tenofovir con efavirenz devono essere switchati a EZT e dolutegravir. Nei pazienti che avevano tenofovir e DTG in prima linea devono essere switchati a un EZT e PI. Quindi queste sono le linee guida. Questo perché? Perché manca il test di resistenza e quindi deve essere fatta una terapia piuttosto empirica. Ecco. E questa slide vi mostra qual è stato l'uptake del dolutegravir nei paesi in via di sviluppo. E vedete che nel 2019 il 29% dei pazienti, quindi circa 6 milioni quasi, utilizzava il dolutegravir sia in forma di fixed dose combination che in forma loose. E nel 2020 il 53% dei pazienti, ma vedete che già nelle proiezioni sono impressionanti, insomma nel 2024 circa 20, più di 20 milioni di pazienti utilizzeranno il dolutegravir.
E questo succede in pazienti che molto spesso non hanno nemmeno la carica virale per poter poi informare lo switch. Quindi dagli studi a disposizione, gli studi di seconda linea che utilizzano i PI, sappiamo che il PI regge bene in un contesto anche di un backbone compromesso, perché può essere un marker di aderenza migliore, perché potrebbe esserci comunque un'attività residuale degli NRTI, perché alcune mutazioni, la 184V può dare appunto un'ipersensibilità ad alcuni all'EZT o il tenofovir, o semplicemente per l'alta potenza, insomma, genetica, della barriera genetica del PI. Ma possiamo estrapolare questa informazione e a un regimen che includa il dolutegravir, tenendo conto che appunto in molti casi questo switch avviene senza nemmeno il viral load, non solo il genotipo, il test di resistenza, ma nemmeno il viral load. Quindi non sappiamo se il paziente è in fallimento o no, e se è in fallimento, se è resistenza o no. Quindi questo è, diciamo, un knowledge gap che diciamo è chiaramente deve essere addressed, insomma, diciamo, rapidamente, anche perché alcuni programmi, tra cui i programmi americani, PEPFAR, stanno spingendo in modo molto, come dire, convinto uno switch appunto blind, senza avere alloggi, tutti i pazienti in evidence su DTG, mantenendo il tenofovir. Quindi, diciamo, per cercare di unpack questa domanda, che è piuttosto diciamo complessa, la prima informazione che possiamo cercare di capire è quanti sono questi pazienti effettivamente che sono a rischio nel senso che falliscono la terapia con efavirenz e hanno resistenza al dual NRTI, e poi ha effettivamente un impatto nei pazienti che hanno dolutegravir. Allora, per cercare di sviscerare questa domanda, abbiamo guardato i dati delle survey nazionali fatte in 8 paesi due o tre anni fa, in questi paesi che vedete nella questa mappa. Questi sono pazienti che erano in terapia antiretrovirale per un anno, alcuni pazienti, un altro gruppo per un periodo superiore ai 40 mesi. E siamo andati a vedere, sono più o meno 6.000-7.000 pazienti, in 8 paesi, e siamo andati a vedere appunto qual era il livello di viral suppression e il livello di resistenza in questi pazienti. E quello che possiamo vedere da questa slide, che la prevalenza della resistenza nei pazienti che ricevono un viral load, quindi non un viral load di conferma dopo un primo intervento di adherence, ma semplicemente dopo un primo viral load che è unsuppressed, come vedete, la prevalenza della resistenza va dal 67% dal 67% in alcuni paesi al 90% in altri. Se dopo guardiamo il tenofovir, la resistenza oscilla tra il 20% in alcuni paesi al 55% in altri paesi, mentre la resistenza al ZDV dal 4% al 40%. Se noi adesso guardiamo semplicemente i pazienti, però in questo gruppo che vi ho mostrato c'è un mix di pazienti che sono in trattamento con AZT e altri pazienti che sono in trattamento con tenofovir. Adesso se ci concentriamo solo nel gruppo di pazienti che sono in trattamento con TLI, con tenofovir, XTC e efavirenz, quanti di questi pazienti effettivamente hanno resistenza al tenofovir e quanti di questi beneficerebbero di uno switch dal tenofovir all'EZT? Allora, se guardiamo questa diapositiva, vediamo che il viral suppression, che vedete qua, nei pazienti che sono in trattamento da 12 mesi, varia dal 74% al 95%. E nei pazienti che sono in trattamento da più di 40 mesi varia dal 64% al 93%. Questo per darvi un po' un contesto del virological failure nei pazienti che assumono tenofovir e con NNRTI. Se noi andiamo a guardare adesso la prevalenza della resistenza in questi pazienti che sono in fallimento e guardiamo la dual tenofovir XTC resistance nei pazienti che sono stati in trattamento per 12 mesi, vediamo che la resistenza al dual NRTI backbone è di 40%. Mentre nei pazienti che sono in trattamento per più di 40 mesi, vediamo che la resistenza, è simile, intorno al 40%, quindi non cambia molto, 38% contro 42% di resistenza al dual NRTI.
Quanti di questi pazienti che falliscono hanno resistenza ai tre NRTI, quindi tenofovir, ecstasy e AZT? E vediamo che nei pazienti che falliscono dopo 12 mesi dall'inizio del trattamento, la triple NRTI resistenza è intorno al 3-4%. Nei pazienti che sono stati in trattamento più a lungo, oltre i 40 mesi, la triple NRTI resistance è intorno al 10%. Queste sono le mutazioni che vediamo nei pazienti con appunto TDF, XTC e NRTI, la 184, la 65R, la 7011F e i pazienti che hanno una TAM o più di una TAM. Se noi adesso cerchiamo di immaginarci questo esercito di pazienti che hanno iniziato il trattamento con TDF, XTC e NNRTI. Di questi pazienti, di 100 pazienti che hanno iniziato il trattamento, diciamo che 20 falliscono at one point in time il trattamento. Di questi pazienti che falliscono il trattamento, 20, diciamo che sono di questi 20 pazienti, 12 falliscono senza mostrare resistenza al TDF o XTC. Quindi un 60% dei pazienti che falliscono non ha resistenza agli NRTI. Mentre un 40% dei pazienti che falliscono ha una dual tenofovir ecstasy resistance, come abbiamo visto nelle slides precedenti. Adesso, di questi, quanti effettivamente beneficerebbero di uno switch all'AZT? Effettivamente ne beneficerebbero il 75% di questi 6 pazienti, perché non hanno AZT resistance e quindi, appunto, come dicevo, beneficerebbero di uno switch da tenofovir a azidopodin, mentre c'è una piccola 25% dei pazienti hanno sia tenofovir resistance che AZT resistance. Adesso ci focalizziamo sui pazienti invece che sono un altro gruppo di pazienti che hanno iniziato il trattamento con AZT, azidopodin e XTC e nefarbirenz. Quanti di questi effettivamente beneficerebbero di uno switch da AZT a tenofovir, che è l'attuale, diciamo, linea guida dell'OMS? Questi sono i pazienti, la virological suppression dei pazienti che sono in terapia con AZT, XTC e NNRTI. E vedete anche qui la virological suppression oscilla dal 60% al 93%. Vedete qui la dual azidopodin XTC resistenza nei pazienti che falliscono, che è intorno al 50%. Mentre la triple azidopodin XTC tenofovir resistance è intorno al 35%. Queste sono le mutazioni che vengono riscontrate in questi pazienti. E di nuovo, tornando al nostro esercito di pazienti che ha iniziato la terapia con AZT, XTC e NNRTI, ammettendo che 20 pazienti di questi 100 falliscano, quindi il 20%, il 50% di questi non mostra nessuna resistenza né all'AZT né all'XTC, mentre un 50% mostra resistenza al dual NRTI. Di questo 50% che mostra resistenza all'XTC, all'azidopodin, un 40% beneficerebbe di un switch to tenofovir, perché non c'è tenofovir resistance, mentre un 60% avendo anche tenofovir resistance non beneficerebbe di nessuno switch. Quindi effettivamente uno switch blind dal tenofovir all'AZT non sembra essere, diciamo, avere beneficio per una percentuale di pazienti alta. Quindi in conclusione, diciamo, dei pazienti che sono in TLE, il 20%, come abbiamo visto, non ha una soppressione virale, quindi falliscono. Il 40% dei pazienti che falliscono ha una dual TDF XTC resistance. E quindi ottimizzando, ma siccome alcuni pazienti hanno anche azidopodin resistance, ottimizzando il backbone, muovendoci da TLE a azidopodin, un 30% di pazienti ha potenzialmente un vantaggio a fare questo switch. Se non lo facessimo, un 30% dei pazienti potrebbe essere, se mantenessimo lo stesso backbone, potrebbe essere teoricamente a rischio di avere una terapia con dolutegravir che è suboptimal, perché il backbone è compromised. Ci sono degli studi in corso, che sono questi che ho elencati qui,
il DSENT, le MEDT and DISCOL Observed, il CTG 5381 e il NADIA Trial, che sono degli studi in corso, che ci diranno, speriamo entro appunto, la prima metà del 2021, diciamo, ci daranno lumi sull'impatto appunto di un compromised backbone in pazienti che sono switchati al TLD. La seconda, diciamo, tematica che volevo affrontare proprio molto rapidamente, ma mi premeva farlo perché è un elemento appunto di grande discussione attualmente, è se è necessario cambiare l'algoritmo che l'OMS ha sviluppato tanto tempo fa ormai, nel 2013, sul viral load. L'algoritmo che è stato sviluppato nel 2013, ma poi è stato anche rivisto nel 2016, è questo. Il paziente esegue un test di carica virale, se la carica virale è superiore al 1000 copie viene fatta un rinforzo dell'aderenza attraverso counseling, e dopodiché viene ripetuto un viral load test, e se il viral load test è superiore a 1000 copie avviene uno switch. Se il test è superiore alle 1000 copie, il paziente rimane nella terapia in prima linea. Bisogna tenere in considerazione che appunto la threshold che definisce la virological failure è di 1000 copie, e un'altra cosa che bisogna tenere in considerazione è che il dry blood spot viene utilizzato, il dry blood spot viene utilizzato nella maggior parte dei paesi che dei paesi in via di sviluppo che fanno carica virale per monitorare i pazienti. Diciamo c'è un 50-50, la metà dei pazienti utilizzano plasma, l'altra metà utilizzano il dry blood spot, e ci sono molti paesi che utilizzano sia il dry blood spot che il plasma. Per cui diciamo c'è un elemento di complessità volendo cambiare appunto l'algoritmo. Questa slide dimostra nei 55 paesi in via di sviluppo qual è appunto l'algoritmo diagnostico, l'algoritmo del viral load. Il 50% dei paesi, ma questo soprattutto in Africa, fanno il primo viral load a 6 mesi dall'inizio della terapia, a 12 mesi, e poi lo ripetono un anno dopo, e ogni anno, quindi thereafter. Ma ci sono altri paesi, ma una minoranza, che lo eseguono il test del viral load più frequentemente, quindi ogni 6 mesi, ma ci sono anche altri paesi che lo eseguono ancora con una distanza ancora più ampia, cioè ad esempio la Guinea lo esegue ogni anno, ma non lo fa a 6 mesi, lo fa direttamente a un anno e poi lo ripete a 24 mesi, e addirittura paesi come il Malawi, che hanno un'altissima prevalenza di HIV, che lo eseguono ogni 2 anni. Quindi diciamo, le questioni, le domande che stiamo valutando e che il Guidelines Development Group valuterà in questa settimana sono le seguenti. È necessario operare una carica virale, test di carica virale prima dei 3 mesi? Attualmente le guide linee suggeriscono di farlo a 6 mesi. Quindi la domanda è, si potrebbe fare a 3 mesi? Oppure a 1 mese dall'inizio della terapia? Qual è il momento più opportuno per effettuare il primo viral load dall'inizio della terapia? La seconda domanda è: quanto rapidamente deve essere ripetuto il viral load dopo un primo elevated viral load superiore a 1000 copie? Attualmente è di 6 mesi la raccomandazione, ma dobbiamo accorciare questo periodo a 1 mese o a 3 mesi dal primo viral load superiore a 1000 copie? Quindi questa è la seconda domanda. La terza domanda è relativa ai pazienti che sono in terapia con LNRTI e che fanno un viral load e hanno una carica virale superiore a 1000 copie. È opportuno in questi pazienti evitare di ripetere il secondo viral load per valutare se c'è una soppressione della carica virale dopo l'aderenza, il test, il counseling per migliorare l'aderenza? Oppure si può semplicemente, dopo un viral load superiore a 1000 copie, switchare direttamente al second line? Bisogna considerare un po' il contesto. In questi paesi la carica virale viene fatta con una frequenza, il coverage della carica virale è molto limitato. Solamente nel 10% dei paesi il 90% dei pazienti che dovrebbero ricevere viral load lo ricevono. Nella maggior parte dei paesi circa il 50% dei pazienti in terapia ricevono il viral load, e quindi questo è un primo elemento da considerare quando pensiamo di dover ripetere il viral load, perché alcuni pazienti, anzi la maggior parte dei pazienti, non lo riceverebbero mai,
Questa slide vi mostra l'uptake del primo viral load e quanti di questi pazienti che hanno un viral load, questo è il primo viral load che viene fatto, questi sono in blu sono i pazienti che falliscono sulla base del primo viral load e questi in giallo sono i pazienti che riescono a ripetere il secondo viral load dopo il primo viral load superiore a 1000 copie. Quindi come vedete la maggior parte dei pazienti non riceve il secondo viral load. Quindi tornando a questa slide è opportuno effettivamente semplificare l'algoritmo nei pazienti con efavirenz, non nei pazienti of course, ovviamente che hanno dolutegravir, e switchare direttamente dopo un first elevated viral load. Quindi questa è chiaramente una domanda che ci si pone. Non ci sono studi, diciamo, che mostrano, ci danno queste informazioni in modo diretto, quindi dobbiamo utilizzare evidenza indiretta e cercare di capire qual è la probabilità effettivamente di ricevere un confirmatory viral load basse. Se un paziente riceve un confirmative viral load, qual è la probabilità di avere già un test, una resistenza agli NN alta, quindi tra il 70 e il 90%, e quali sono le probabilità di resuppression dopo un adherence counseling, il caso in cui il viral load sia elevato e c'è la resistenza basse. E quindi questo è il razionale potenzialmente per fare uno switch più rapido. L'ultima questione rispetto al viral load è se vogliamo mantenere questa famosa threshold a 1000 copie o se questa threshold deve essere modificata. E quindi chiaramente, mamma mia, che è successo qui? Aiuto! E quindi qui chiaramente ci sono tanti elementi che devono essere presi in considerazione. Questa slide vi mostra la threshold che viene usata nei paesi in via di sviluppo. Il 60% dei paesi utilizzano la threshold che l'OMS ha suggerito, suggerito in un contesto di public health, cioè volendo evitare gli unnecessary switch in second line, perché alcuni di questi appunto viral load superiore a 1000 sono dei blips che poi rientrano. E quindi in un contesto di public health, tenendo conto che appunto i viral load sono pochi, i test sono pochi e che più che altro qualche tempo fa il second line, la first line, essendo dolutegravir vogliamo che ci sia, diciamo, che duri il più a lungo possibile, quindi vogliamo minimizzare il numero di pazienti che vengono switchati in modo non necessario, quindi vogliamo avere un approccio un pochino conservativo della threshold, tenendo conto anche che il dry blood spot viene utilizzato nella maggior parte dei paesi, insomma, quantomeno nella metà dei paesi, e quindi c'è un problema anche di detection se la threshold del viral load viene abbassata sotto le 1000 copie. Quindi tutte queste sono considerazioni che verranno discusse dal Guidelines Development Group. E volevo rapidamente passare alla terzo elemento, che è il DTG and weight gain. Come sapete ci sono degli studi che hanno mostrato che gli inibitori dell'integrati hanno un rischio più elevato di generare incremento di peso ponderale rispetto ad altre classi di farmaci come i PI e gli NNRTI, e che se in associazione con alcuni NRTI come il TAF ci sembra essere un aumento più significativo rispetto ad altri NRTI come la Bacavir, Tenofovir e Enzidovudin. E che nelle donne di colore, quindi black female, aspetto, questo effetto collaterale sia particolarmente significativo. Chiaramente un'obesità, cioè un BMI superiore a 30, può essere associato con una serie di patologie come appunto il diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, Alzheimer, cancro e complicanze ostetriche di birth outcome. Quindi lo studio, l'Advanced Trial, che è appunto uno studio, un clinical trial, che è arrivato alla sua 96esima settimana di follow-up implementato in Sudafrica, ha mostrato effettivamente che l'incremento ponderale, soprattutto delle donne aumenta e alla 96esima settimana non sembra arrivare a un plateau, cioè sembra che ci sia un incremento che non si fermi. E questi sono i dati che sono stati appunto presentati al CROI di quest'anno. E quindi questi, diciamo, l'aumento ponderale ha potenzialmente delle conseguenze rispetto al pregnancy outcome. E questi, diciamo, effetti negativi rispetto al pregnancy outcome sembrano essere più importanti nelle donne che hanno iniziato il dolutegravir quando non erano ancora incinta, e quindi hanno avuto un aumento ponderale nella fase pre-gravidanza,
e che poi rimangono in stato interessante e continuano il loro aumento ponderale durante la gravidanza. Quindi queste sembrano essere le donne particolarmente a rischio di outcome in Fausti. Quindi anche qui il research gap è, stiamo massivamente, diciamo, distribuendo, facendo advocacy per l'utilizzazione di un farmaco come il dolutegravir, che è chiaramente più meno tossico rispetto a farmaci usati in passato, con una barriera genetica più alta rispetto agli NNRTI, ma se dovesse, si deve chiaramente verificare se questo aumento ponderale, diciamo, è confermato in altri studi, e dobbiamo analizzare i dati programmatici dei paesi, dobbiamo capire se questo effettivamente è un return to health oppure qualcosa di diverso, e dobbiamo capire se questo aumento del BMI è associato anche a un aumento dei rischi cardiovascolari, ma se questo dovesse esserci, dobbiamo ripensare all'utilizzo del dolutegravir in questi paesi, ci deve essere una threshold above which il BMI, la threshold del BMI sopra la quale appunto il dolutegravir non deve essere più utilizzato, bisogna pensare a uno switch. Quindi chiaramente in molti paesi africani, ma soprattutto in Sudafrica, dove c'è un'altissima percentuale dei pazienti con HIV, l'obesità è già un problema di base. E quindi i pazienti con HIV, nelle donne soprattutto, e quindi quando queste donne vengono somministrate il dolutegravir, chiaramente è un problema che si somma ad un altro già presente. E voglio concludere velocissimamente con un riferimento al COVID e HIV, perché chiaramente nei paesi in via di sviluppo il COVID ha creato dei disagi enormi rispetto all'utilizzo dei farmaci, alla distribuzione dei farmaci antiretrovirali. E una survey che è stata fatta dall'OMS in 84 paesi ha mostrato che in 24 di questi avevano avuto dei problemi di drug stockout, quindi c'è mancanza di farmaci antiretrovirali importanti. Quindi questo chiaramente ha delle ripercussioni enormi sul numero di pazienti che sono possibilmente in fallimento, ma anche potenzialmente sulla resistenza al dolutegravir, che come sappiamo non vediamo o vediamo molto poco, e potrebbe essere invece, diciamo, potremmo iniziare a vedere di più, diciamo, in seguito a tutte le disruption causate dal COVID. Quindi degli studi in questo ambito sono chiaramente importanti. E l'ultimo elemento è cercare di capire in modo un po' più definitivo se l'HIV costituisce un fattore di rischio per la severity del COVID o meno. Abbiamo dati un po' discordanti di questi studi, uno studio appunto sudafricano, come avrete visto, del Western Cape Province in South Africa, che mostra effettivamente che i pazienti con HIV sono due volte più a rischio di mortality rispetto ai pazienti HIV negativi per COVID. Queste informazioni però non sono necessariamente confermate in altri studi, quindi l'associazione tra COVID, severity e HIV è variabile a seconda degli studi. È possibile che sia legata semplicemente a un incremento del rischio di ospitalizzazione nei pazienti con un basso numero CD4 o comorbidis nei pazienti con HIV. Quindi questi sono elementi che necessitano di più studi e di dati maggiori. Con questo avrei concluso e mi è stato un rapidissimo overview di alcuni elementi che sono in discussione nei paesi in via di sviluppo, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Silvia, veramente ci dai sempre gli update su tutto ciò che si muove nel panorama molto più grande di casa nostra, e ovviamente sono tutti temi di grande importanza e sui quali penso il lavoro che fai tu in prima persona e che fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità è evidentemente di grandissima importanza. Insomma, ci sono molti molti temi su cui discutere. Io forse approfitterei, così magari se hai necessità ti liberiamo anche di prendersi qualche minuto adesso per eventuali interventi. Uno veniva in mente a me sul tema di quanto è facile
o non facile prevedere cosa succede in determinati fallimenti e quindi poi generare degli algoritmi di trattamento di seconda linea che siano più efficaci possibile, no? E siccome sappiamo da tempo che alcuni sottotipi, in particolare il C, hanno una maggiore propensione a evolvere verso forme di resistenza a tenofovir, che sono resistenze pure a tenofovir, no? Cioè quelle basate su K65R, che oltre ad essere pure sono addirittura delle è addirittura una mutazione che aumenta l'attività di AZT. Mi chiedevo se nelle considerazioni che sta facendo WHO ci può essere qualcosa che tenga conto del fatto delle aree a maggiore prevalenza di sottotipo C, nelle quali il passaggio da un fallimento con tenofovir a un trattamento di seconda linea con il vecchio caro AZT può essere particolarmente efficace. Ora, è chiaro che non stiamo parlando di fare un test per sapere qual è il sottotipo, perché altrimenti facciamo direttamente il test di resistenza che praticamente coincide con l'informazione e ci dà più guida. Però sapendo semplicemente che in un'area il 90% delle infezioni è sostenuta dal sottotipo C, quella può essere un'area in cui effettivamente il passaggio dalla prima linea che fallisce con tenofovir a una linea basata su AZT ce lo aspettiamo più efficace. È un tema che avete considerato o no? Allora, grazie Maurizio. No, effettivamente queste sono tutte considerazioni molto importanti ed è, diciamo, sempre questa tensione tra il tailored di cui discutevamo prima, il tailored therapy sulla base appunto delle caratteristiche del singolo, l'aspetto di public health e quindi l'idea di semplificare al massimo la terapia, quindi che possa essere utilizzata da tutti, e poi ci sono delle vie di mezzo, come diciamo suggerivi forse tu, no? L'idea di dire ok, valutiamo sulla base di dati di popolazione, no? La prevalenza di una certa caratteristica e sulla base di questo ci indirizziamo. Diciamo che non è stato fatto, ad oggi non ci sono considerazioni di questo tipo, perché ci sono anche molti paesi in cui appunto c'è una mix di subtype e quindi risulterebbe difficile farlo e poi emergerebbe subito l'idea di okay, qual è la threshold anche qua, no? A che punto, voglio dire, utilizziamo, no? Deve essere prevalente il sottotipo C per poi, no? Determinare un tipo di algoritmo piuttosto che un altro. E quindi è certamente un aspetto interessante quello che stai ponendo, ma obiettivamente non è stato discusso durante le linee guida precedenti, nelle discussioni precedenti. Però detto questo, perché l'idea, diciamo, che viene portata avanti è quella soprattutto della semplificazione, quindi il concetto di avere, ridurre la tossicità e di avere anche un farmaco che sia il più possibile disponibile come single dose, come combine, you know, therapy, fixed drugs combination, è qualcosa che è molto appealing per molti. E anche a scapito, diciamo, dell'effectiveness, se vogliamo. Quindi è un tema piuttosto complesso, anche perché volevo aggiungere questa cosa rispetto anche all'algoritmo del viral load. In alcuni paesi, come in Sudafrica, in cui vogliono che i pazienti giustamente stiano con dolutegravir il più a lungo possibile, l'algoritmo che suggerivano è quello di utilizzare 3 viral load, cioè quindi mantenere i pazienti on dolutegravir anche se falliscono praticamente. Questa è la filosofia di base, perché l'assumption è che il fallimento non è legato alla resistenza e quindi, diciamo, li teniamo indefinitivamente on TLD. E quindi, diciamo, questo è chiaramente l'approccio del Sudafrica, che non è necessariamente condiviso da tutti, però, quindi questa è la difficoltà di, diciamo, creare un algoritmo che sia semplice, che sia adottato da tutti, che non crei confusione e che vada bene per la maggioranza delle persone. Certo, sì, no, capisco perfettamente l'esigenza. Ora, in particolare su questo punto, il mantenimento del paziente in fallimento a lungo tempo è un rischio di sicuro, perché cioè noi, il nostro paradigma
di certe terapie falliscono senza resistenza vale al momento in cui, una volta individuato il problema, la terapia si cambia, in effetti. Quindi tenerli a lungo tempo, temo che il tutto risponderà alle leggi di variazione e selezione, insomma, se gli rimane la pressione farmacologica non del tutto efficace, prima o poi una forma di resistenza ci sarà. L'altra cosa che mi veniva in mente, e poi lascio spazio, che volevo chiederti proprio a livello di conoscenza, perché siccome l'idea di passare a una soglia più bassa di definizione di fallimento credo che sia a questo punto opportuna da un punto di vista proprio di riconoscimento scientifico di ciò che significa stare fra le 50 e le 1000 copie, no? Per cui penso che sia venuto il tempo di farlo, ma tecnicamente mi chiedevo, siccome, come tu hai accennato, l'uso dei dried blood spots diminuisce la sensibilità in modo abbastanza importante, io ci ho lavorato un po' su questo tema e mi pare di ricordare che la sensibilità a cui si arriva è abbastanza vicina a 1000 in realtà, quindi ridurre la soglia sotto 1000 utilizzando il DBS è di fatto quasi impossibile. Allora, quello che ti chiedevo è, negli ultimi anni il rapporto fra uso di DBS e uso di plasma è andato aumentando, diminuendo? C'è un trend che ci può far pensare a un uso più estensivo del plasma rispetto ai DBS, o è vero l'opposto invece? Allora, si è polarizzato molto, nel senso che in alcuni paesi, ad esempio il Sudafrica, usano esclusivamente il plasma. In alcuni paesi come il Botswana, quindi paesi diciamo che hanno più capacità, che hanno più capacità di monitorare il paziente anche, quindi utilizzano il plasma. Il Botswana, il Sudafrica, cioè mi vengono in mente appunto esempi di questo tipo. Ci sono invece nei paesi dell'Africa del West, in cui i paesi ad esempio francofoni, il Mali, il Burkina Faso, in cui la capacità di monitorare il paziente è già molto bassa, si utilizza solo e quasi esclusivamente il dry blood spot. Quindi diciamo è l'associazione di questi due elementi che è anche problematica, perché chiaramente... e poi ci sono paesi come il Malawi che utilizzano un 50-50, quindi un po' le Swatini utilizzano un po' la plasma e un po' il dry blood spot. Quindi questo chiaramente crea dei problemi di implementazione, no, di un algoritmo con una threshold più bassa, perché i pazienti potrebbero entrare in confusione, una volta potrebbero ricevere, no, un specimen type e l'altra volta, la volta successiva, un altro. Lo stesso vale per i medici, che anche lì entrerebbero in confusione rispetto alla threshold. Ci dovrebbero essere due threshold diverse, una per il dry blood spot e un'altra per il plasma. Quindi chiaramente c'è un problema proprio di implementazione. Quindi un approccio, una way out che sulla quale si è un po' riflettuta, è di dire, ok, se una viral load inferiore a 1000 viene utilizzata, se individuata, viene utilizzata per, come trigger per un miglioramento dell'aderenza del paziente, quindi counseling, ma non si switcha il paziente. E la threshold di 1000 utilizzata esclusivamente per lo switch. Quindi diciamo uso clinico, uso public health. Quindi è... Però appunto vedremo questa settimana il Guidelines Development Group cosa deciderà sulla base di... E anche qui non c'è appunto un'evidenza... Questo, sulla threshold chiaramente c'è evidenza scientifica. Sulle altre domande c'è meno evidenza scientifica e si utilizzano dati più indiretti. Ma sì, è un tema molto molto dibattuto e tutti riteniamo che è il momento di abbassare la threshold. Ci scontriamo di fronte a questa proprio difficoltà nell'implementazione. Ecco, a questo proposito vedo in chat una domanda di Francesca Incardona che chiede se nel frattempo non si stanno studiando, non sono disponibili altri sistemi di trasporto di materiale, quindi di plasma, diversi dai DBS, in modo da avere una specie di DBS che non abbia i limiti del DBS. Io non ne conosco. Può essere un progetto su cui lavorare, penso.
Io non ne, nel senso, ne ho, conosco varie matrix che si sono profilate all'orizzonte in vari momenti, ma nessuna di queste poi di fatto si è rivelata essere, come dire, avere dei vantaggi particolari e quindi utilizzabile. Però sì, certo, questo sarebbe veramente il game changer in questi paesi. Sì, in effetti è anche strano che forse per il momento non ci sono stati neanche grandi investimenti da parte dell'industria, perché in effetti avere qualche tipo di matrice in grado di trattenere e rilasciare un volume più grande e quindi di plasma e quindi poterlo poi gestire come se fosse plasma, quindi magari adesso se WHO pensa seriamente di abbassare le soglie, può essere un input, un incentivo in questo senso. Insomma. Quindi chi ha una startup che fa matrici per trattenimento di campioni biologici è il momento di lavorare. Esatto. Dunque, io non vedo altre cose in chat e neanche nel pannello... Oh. Se posso dire una cosa un sì, po' di... Certo, no, infatti volevo dire, non vedendo niente in chat, facciamo parlare Stefano. Grazie, perché non ci abbiamo niente di meglio, giustamente. Quindi. No, grazie Silvia, perché i dati che presenti sono assolutamente illuminanti, sono veramente poi così omnicomprensivi che ci spingono davvero a pensare in maniera veramente intellettualmente molto alta, out of the box. Ma due domande, riflessioni. A livello di WHO, insomma, a livello di... quindi strategia globale, visto che appunto l'uptake di dolutegravir è così rampante, no? E penso che sia così, al di là delle previsioni, insomma, delle proiezioni. Se c'è qualcosa in pista per quanto riguarda il 2DR, giustamente comprendendo, focalizzando 2DR DTG based, come al solito. C'era, se non sbaglio, qualcosa, c'è stato qualcosa su una semplificazione, ma un trial fatto solamente in paesi a basse risorse, però eravamo in periodi dove, diciamo, dolutegravir forse non era neanche sulla scena, o era all'inizio sulla scena. E poi l'altra cosa che ti volevo chiedere, volevo riflettere su questa, ma che so anche per esperienze di campo, per carità, non a alti livelli come, insomma, WHO, ma insomma con piccole NGO italiane, e questa percentuale di persone che fa il secondo controllo del viral load è veramente rischiatissimo. Poi lo fa con delle tempistiche che altro che 6 mesi, no? Se te lo fa entro l'anno ci baciamo i gomiti. Quindi in realtà, considerando questo, la riflessione che hai lanciato tu sulle persone che sono su regimi basati su efavirenz, veramente io penso che sia il caso su questi regimi, no? Efavirenz spesso che sono molto diffusi, di lasciarlo un po' perdere sul secondo controllo. È vero che uno può dire sovrastimiamo il fatto che quel regime possa avere causato resistenza dei favirent, quindi magari solamente una counseling tosto potrebbe risolvere il problema, però rischiamo che in quell'anno lì ormai le favirent ce lo siamo bruciato, e favirent barra nevirapina, però ci bruciamo anche i compagni di viaggio. E visto che poi il giochetto che hai presentato tu è giustamente molto importante, questo del criss-cross fra TDF e Zaidovudi, più aspetti, più giochettino in senso buono, te lo perdi, perché se tu invece di una tanza fai 2, 3, 4 e poi la cross resistance ce l'hai completa. Sono assolutamente d'accordo con te, cioè veramente molto. Chiaramente la difficoltà è quella di convincere i paesi a utilizzare due algoritmi diversi. Non convincere i paesi, la difficoltà che viene vista da alcuni paesi è quella di avere due algoritmi diversi, uno per il DTG e uno per le favirenz. E quindi e viene vista come un elemento di potenziale confusione che però io, secondo me, deve essere superato, perché bisogna cercare di essere il più chiari possibile, ma non mantenere i pazienti in fallimento con NNRTI è veramente qualcosa che ormai è anacronistico e non può essere più fatto. Anche perché nei pazienti che vengono switchati in modo, come dire, unnecessary, se vogliamo, perché non stanno fallendo, no? Quel 20%
che non sta fallendo, anzi scusatemi, quel 20% o 30% che non ha la resistenza al primo viral load, perché si tratta appunto di un 20-30% al massimo, comunque verrebbe switchato con un regimen che comunque è dolutegravir ed AZT. Certo, mi dirai, quindi vengono switchati dal tenofovir all'AZT, ma comunque sono pazienti che stanno comunque fallendo e che prima o poi appunto la resistenza all'NN e anche appunto al backbone ci verrà, si manifesterà, e comunque vengono switchati in una terapia con DTG. Certo, c'è l'AZT di mezzo, e quindi qui ritorniamo al discorso, possiamo riutilizzare lo stesso backbone, sì o no? Ma comunque è un farmaco più, insomma, overall forse ugualmente tollerabile quanto era quello efavir e tenofovir. E mentre il 70% dei pazienti verrebbero switchati in un regime che è adeguato. Quindi effettivamente, secondo me bisogna muoverci in quella direzione, di nuovo. E sono stati fatti degli studi appunto di cost effectiveness che hanno mostrato che effettivamente questo switch al primo viral load è sia da health benefit in termini di ridurre la mortalità, ridurre l'incidenza HIV, ridurre la maternal to child transmission, e anche cost effective. Perché comunque ti muovi in una direzione di un regimen che è più, anche più meno costoso, che è quello col dolutegravir, che è meno costoso rispetto alle Fabulens, o tanto quanto. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo con te. E no, e rispetto alla prima domanda, no, non ci siamo muovendo in quella direzione ancora. Quindi, come sai, abbiamo appunto tre linee, tre regimen. Il primo appunto è il DTG. I pazienti che falliscono col DTG vanno in PI, primariamente appunto a atazanavir. I pazienti che falliscono appunto questa second line vanno in una combination di dolutegravir plus darunavir, plus minus two NRTIs. Quindi diciamo, questo è l'algoritmo che verrà comunque rivisto l'anno prossimo, quindi insomma rivedremo tutti i dati in funzione appunto della preparazione di queste linee guida l'anno prossimo. Però non c'è all'orizzonte una considerazione del 2DR. Bene, sembra che non ci siano altri interventi. Se è così, io proporrei a questo punto di sentire anche la presentazione di Francesca Incardona, e poi forse penso si siano maturati i tempi per fare finalmente una sosta, e magari riprendiamo con la presentazione dei gruppi dopo pranzo. Però chiedo alla regia se questo è possibile, perché poi dopo c'è una suddivisione fra stanze. Possibile posticipare? Perché sennò... purtroppo non è possibile, non perché è possibile. La stanza è occupata, quindi dobbiamo cercare di concludere al massimo entro 1:30. Se non sbaglio c'è anche una delle riunioni di gruppo che è prevista per le 14. Ok, quindi allora dobbiamo, dopo la presentazione di Francesca, dobbiamo presentare i gruppi, ok? E poi chiudiamo questa fase plenary qua e andiamo nelle varie stanze. Esattamente. I partecipanti potranno poi dividersi nelle varie stanze attraverso sempre www.arcafactory2020.it. Sì, sono previste oggi pomeriggio, mi sembra, due riunioni di gruppo, le altre due sono previste domani mattina, e naturalmente i componenti della faculty possono infilarsi nelle diverse riunioni di gruppo a collaborare con i diversi gruppi. Perfetto, ok. Allora a questo punto diamo senz'altro la parola a Francesca, che si completa, diciamo, con questa overview mondiale, facendo vedere delle cose che hanno sempre un respiro un po' al di fuori dei nostri confini. Prego, Francesca. Grazie Maurizio, grazie a tutti. Sono sempre felicissima di essere
qui, diciamo, di essere alla Mentor School, purtroppo questa volta non proprio di persona, e questo mi manca molto, però insomma vedo che sta funzionando bene e sono contenta. E, allora, io sì, parto dalla mia presentazione, e tra l'altro con la presentazione di Silvia, con quell'idea di, che abbiamo detto, di possibile progetto che sembrerebbe perfetto, diciamo, per un progetto da proporre alla Bill e Melinda Gates Foundation, ho pensato che forse alla fine anche stare sugli strumenti di finanziamento europeo alla ricerca era poco, però insomma intanto proviamo a dare un overview a questo e anche a sbrigarci, perché poi appunto, anche se non tutti insieme, ci sarà un pranzo. E, allora, come rapido background, volevo far vedere, ho cercato di raccogliere un po' di dati che non era neanche facilissimo trovare, in verità, le spese per ricerca e sviluppo finanziate dai diversi paesi singolarmente, quindi da ciascun governo. Quello che non è facile è trovare i dati in maniera direttamente confrontabile tra loro. Questo è uno studio OECD, va dal 2005 al 2015 e sostanzialmente non mi volevo focalizzare sul fatto che l'Italia spende meno degli altri paesi, che insomma è un tema che toccano sempre tutti, eccetera, ma piuttosto far vedere che la spesa è più o meno stabile, un po' per tutti, anche per quelli che spendono tanto, come la Germania. Da un po' di anni, qui per esempio dal 2010, anche la Germania ha smesso di aumentare il proprio livello di spesa nella ricerca e sviluppo. C'è un altro studio che parte dal 2009 e arriva al 2018, qui sono meno paesi a confronto, però più o meno quello che si vede è che sostanzialmente la spesa per ricerca a livello del singolo paese è o stabile o in diminuzione negli anni, e questo invece a fronte del fatto che gli strumenti di supporto alla ricerca comunitari invece sono negli anni cresciuti più che linearmente, cioè se vedete ovviamente io ho fatto qui una media della spesa totale dei programmi quadro a partire, questo è un grafico più largo, quelli che abbiamo visto prima si sovrappongono solo con una parte di questo, però la tendenza è comunque molto evidente, insomma rispetto alla spesa dei singoli paesi quella comunitaria è quasi raddoppiata, anzi più che raddoppiata nello stesso arco di tempo. E quindi qui la media, dicevo, l'ho fatta per ogni programma quadro sulla durata del programma quadro, quindi avete la spesa media annuale in miliardi di euro. E questo per dire sostanzialmente che non solo per gli italiani è molto importante accedere ai finanziamenti europei, ma per tutti i paesi europei lo è diventato sempre di più. E quindi dagli anni 2000-2005, sempre di più dal 2010, la competizione in Europa è diventata fortissima. Allora, quali sono gli strumenti? Sempre di più, appunto, al variare dei programmi quadro, lo strumento principe è il programma quadro. Nei primi casi, forse una parte anche di questa maggiore rilevanza economica derivava dal fatto che FP4, FP5, FP6 si accompagnavano poi ad altri programmi che erano esterni, mentre poi da FP7 in poi la Commissione ha cercato sempre di più di mettere tutto all'interno di un grande contenitore che è appunto il programma quadro. Quindi diciamo FP6, FP7, poi c'è stato Horizon 2020 che sta finendo, sono chiuse le ultime call o stanno per chiudersi, veramente ce n'è una che si chiude domani alla quale sto partecipando.
E poi comincerà Horizon Europe, che comincia dal 2021. All'interno di questi progetti, di questi contenitori grandi, come sappiamo ci sono, come probabilmente molti di voi anche già sanno, insomma, i vari strumenti per i progetti di ricerca, per i progetti di supporto, più di coordination, anche progetti di formazione, di mobilità dei ricercatori. E poi ci sono delle aree che sono abbastanza diverse, che ricadono sempre nel quadro del programma quadro, ma che hanno delle regole, delle forme abbastanza diverse, e che penso più o meno sostanzialmente ci saranno anche nel nuovo Horizon Europe. Questo elenco io l'ho fatto ovviamente a Horizon 2020, i programmi precedenti, perché la forma dettagliata, definitiva di Horizon ancora si conosce. Però è molto probabile che... E allora, per le sono abbastanza interessanti anche i progetti nell'ambito del Innovative Medicine Initiative, IMI, che sono in parte finanziati dal programma Horizon e in parte, a metà dovrebbe essere, finanziati dalle aziende farmaceutiche che finanziano sostanzialmente in kind, quindi personale e drugs, se il progetto lo richiede, e decidono anche i temi di ricerca, quindi c'ha proprio una sua call molto, molto diversa, molto specifica, ma che possono essere molto interessanti, sono anche dei bei progettoni. E poi ci sono i progetti COST, che finanziano i network di ricerca e sono interessanti perché non sono grandissimi, però sono bottom up e quindi non hanno delle indicazioni su quale deve essere l'argomento della ricerca del network e sono a libera proposta dei proponenti. Poi ci sono i progetti IRC, che sono stati, diciamo, una novità, ormai non lo sono più, si sono anche abbastanza modificati, ci sono gli RC per i giovani, i consolidator e poi gli advanced per i senior, adesso ci sono anche i synergy da fare insieme. Sono dei progetti invece presentati sostanzialmente dal singolo ricercatore e possono essere anche questi, insomma, io vi invito, se avete delle idee buone, anche come giovani, come starting, sono sempre più raggiungibili. Ecco, all'inizio questi IRC erano solo per i premi Nobel, adesso invece, diciamo, sento sempre di più che si diffondono e sono più raggiungibili. E poi ci sono i progetti per i paesi in via di sviluppo. L'IDCTP è un'area che finanzia sostanzialmente clinical trial, però poi anche invece lavoro di networking, di formazione nell'ambito dei poverty related infectious diseases in Africa. Fuori da Horizon c'erano, e non so se continuerà ad essere così, ma mi aspetto di sì, i programmi Health, o EU for Health, che invece finanziano non la ricerca, ma comunque possono finanziare cose legate anche, in qualche modo importanti per la ricerca, più strutturali per le organizzazioni sanitarie o per i paesi. E il programma LIFE, che si occupa di cose di environment, di cambiamento climatico, al quale però adesso anche l'emergenza dell'infectious disease si può collegare, quindi potrebbe essere un programma da esplorare. E poi ci sono ovviamente i programmi Erasmus, i programmi dei fondi regionali, i programmi rivolti specificamente alle piccole aziende, alle SME. Allora andiamo un pochino
a cercare di capire come si configura questo nuovo programma Horizon, perché appunto è quello che poi è il più interessante, il più grande, che racchiude quasi tutto. E, è abbastanza simile a Horizon 2020, mi sembra, nel senso che c'è un pillar 1 che è la Excellent Science, dove appunto ricade per esempio le cose ERC, le azioni di mobilità per i ricercatori e la Research Infrastructure. Poi c'è il pillar 2 che è quello, diciamo, quello veramente il cuore per i progetti di ricerca, di R&D, dove ci sono i pilastri, poi i cluster tematici, e il pillar 3 sulla l'Europa innovativa, l'European Innovation Council, che pure sostiene la parte che sostiene più l'ESME, la parte diciamo più legata al mercato, e anche con l'Innovation Ecosystem e l'Institute of Innovation and Technology, gli EIT. Il tutto sostenuto da una volontà di allargare la partecipazione e rafforzare ovviamente l'area di ricerca europea. Il budget proposto e ormai accettato è di 100 miliardi per i 7 anni, e la gran parte, come vedete, 52,7, sono proprio per i Global Challenges, cioè quello che vedevamo prima, il Pillar 2, quello centrale. Qualche minuto. Attenti ad affrontare. E quindi l'Excellent Science andrebbe suddivisa in questo modo. Qui corro un po' perché tanto siamo un po' di corsa, abbiamo poco tempo. Il Pillar 2, appunto, sono diversi pilastri. Quello a cui ovviamente facciamo riferimento noi è Health, però non dobbiamo trascurare, secondo me, neanche il Digital Industry, perché ci possono essere si possono presentare anche come progetti di innovazione tecnologica e che poi hanno, diciamo, come campo di applicazione la salute. E comunque per Health le aree di intervento sono pensate adesso, ovviamente poi dopo verranno dettagliate meglio, sono la salute lungo il corso della vita, le malattie rare e non comunicabili, tools, technologies and digital solutions for healthcare, include personalized medicine, che appunto in qualche modo può andare anche a sovrapporre al digital industry, environmental and social health determinants, infectious diseases, quindi c'è un'area di intervento proprio specifica già prevista su health per infectious diseases, e poi i sistemi healthcare. E va bene, poi Innovative Europe, quindi la parte diciamo più legata direttamente al mercato. Alcune di quelle che mi sono sembrate delle innovazioni che diciamo che la Commissione vuole implementare, tra queste che mi sono sembrate interessanti, sono queste: creare degli incentivi affinché i beneficiari facciano un reporting continuo anche dopo la fine del progetto sui propri risultati. Questo mi sembra un bel passo avanti, perché se no tante volte il progetto è una cosa un po' chiusa, un po' a sé stante, è andato bene, è andato male, non si sa. E invece questo mi sembra una cosa ottima. Poi l'importanza data alla raccolta dati. Ovviamente noi nasciamo, no, come base dati, e quindi non possiamo che essere d'accordo su questa cosa,
per informare evidence-based policy, ovviamente, quindi enriched data captured, l'arricchimento della raccolta dati durante il programma quadro, e adesso non lo so, creare degli hub per la raccolta dati, insomma questo poi bisognerà vedere come viene implementato. E poi ovviamente questo, ogni programma cerca di essere più facile, in modo che presentare le proposte e anche rendicontarle sia sempre più semplice, questo lo dicono, insomma in realtà secondo me adesso non è tanto complicato effettivamente, comunque l'idea è di farlo sempre di più e anche di fare dei work program, programmi di lavoro dettagliati che siano più corti, che siano multiannuali però più corti rispetto ai precedenti. E va bene, queste sono altre misure, sempre diciamo con l'idea di semplificare sia il grant agreement sia i template per il report. E questa è la timeline che appunto vede lo strategic plan, che è quello che dovrebbe più o meno essere già pronto, che informa i primi 4 anni di vita del programma e che è la base poi per fare i work program, che appunto dovrebbero essere i programmi dettagliati, che invece sono di durata più breve e quindi vengono poi ripubblicati ogni 2 anni e che contengono le call for proposal. Quindi dovremo stare attenti a vedere questi work program nei prossimi, già dall'inizio del 2021. Allora, come fare un progetto che poi abbia probabilità di vincere? Allora, molti pensano che sostanzialmente si debba avere molta fortuna. Non è che non sia vero, anzi, sicuramente, però penso che siano importanti anche altre cose e ovviamente avere un bel progetto. Però una delle caratteristiche, secondo me, di un bel progetto è che il progetto nasca da un bisogno reale, da un'idea che in qualche modo, diciamo, non un progetto nato per poterlo sottomettere, per rispondere a una call. In questo caso il progetto, secondo me, ha maggiori probabilità di essere un bel progetto. Però poi deve essere veramente in linea con la call, questo è molto importante, e quindi bisogna sia aspettare in qualche modo che esca la call giusta e poi necessariamente adattare l'idea alla call. E per questo è importante leggerla, rileggerla e rileggerla ancora mentre si sta scrivendo, anche quando si è arrivati alla fine della stesura del progetto bisogna rileggere la call ancora e capirla. E poi sempre di più, proprio per quello che dicevamo prima della competizione che è diventata sempre più aspra, sempre più difficile, è molto importante la scelta dei partner. Devono essere tutti i partner che ci vogliono, non di più, perché poi il budget è un po' quello, però devono essere possibilmente i migliori. Ed è vero che ormai diciamo, si sono formate delle cordate, si è un pochino, anche se vogliamo, cristallizzata un po' la situazione in Europa. E tant'è vero che appunto le forti cordate poi sono quelle che riescono a far scrivere le call appositamente per i propri progetti e non hanno più bisogno di adattare il progetto alla call. Ora, quali sono, Maurizio mi chiedeva appunto di fare un excursus anche sui i grandi players europei. E, ovviamente qualunque cosa scriva, diciamo, ne lascio fuori tanti importanti, quindi chiedo scusa subito anticipatamente di questo e intanto lascio fuori per scelta i singoli centri, cioè ci sono ovviamente singoli centri molto importanti che sono destinatari di tanti finanziamenti e in tutti i paesi, in alcuni paesi più, altri meno. Invece
provavo a, a focalizzarmi su quelle che sono le corti, sempre ovviamente nella nostra area, nel nostro settore, quindi le corti nazionali importanti, sicuramente l'ANRS è un esempio, l'ho messo qui in bold perché raccoglie i dati nazionali. E almeno per quello che ne so io, ANRS e InfCare HIV per la Svezia, in realtà per tutti i paesi scandinavi, sono gli unici due esempi di questa cosa, che, di questa capacità, diciamo, di raccolta della totalità dei dati nazionali su HIV, che ovviamente dà una forza, una capacità appunto di prendere, di fare progetti, di lavorare su evidence-based enorme. E ci sono poi le corti italiane, che sono sicuramente tra le più importanti in Europa, insomma come corti nazionali direi che sono veramente ad altissimo livello, ad altissimo impatto, sia Icona sia Arca. C'è la corte inglese UK Chic, Arevir è una delle corti tedesche, invece la Germania divisa, ce ne sono varie, Coris è una corte spagnola, e poi insomma ce ne sono poi tantissime altre, insomma in Olanda, Danimarca, Belgio, eccetera. Per quanto riguarda invece le corti di corti, cioè i progetti di quando le corti si mettono insieme, allora c'è stato un grande progetto Eurocord che metteva insieme le più importanti corti europee, che adesso è morto, insomma è finito da un po', in particolare Cascade e Coere, che erano delle corti all'interno di Eurocord, appunto sono ferme ai dati raccolti nel 2015, da queste diciamo sono nati nuovi player rilevanti, cioè Eurosida ha continuato la sua attività ed è una raccolta di dati di long term, dati clinici sui pazienti con le persone con HIV, e ha dato luogo a una nuova collaborazione multicorte, che è la corte Respond, che è sicuramente un player importante a livello europeo. E, è rimasto è molto attivo il network Penta, che è sui dati pediatrici e materno-infantili, e che ha dato luogo, tra gli altri studi, alla corte sul European Pregnancy and Pediatric HIV Data. Sempre a guida, o perlomeno con l'incoinvolgimento rilevante di Jens Lundgren, c'è una corte interessante che è la Insight, che nasce finanziata dalle agenzie americane, ma che adesso appunto ha una componente anche europea. Ce ne poi sono sicuramente tante altre che non mi sono ricordata di menzionare, poi c'è anche la nostra Euresist Network, di cui parlerò meglio. Per dare un'idea di quanto grandi sono adesso i grandi player europei, poi volevo parlare di questi altri gruppi. Il gruppo Combacte, che è un gruppo di progetti, nel senso che sono Combacte.net, Combacte Care, Combacte eccetera, che sono stati finanziati negli anni dal programma IMI, quello di cui dicevo prima, che è cofinanziato dalle industrie farmaceutiche, e che sono progetti contro la resistenza ai batteri. E da questo Combacte è venuto proprio il recente progetto di corti
sul Covid-19, diciamo che il gruppo che lavora in Combact, che poi appunto ha dato vita a questo progetto vincente che è stato presentato a giugno e è già stato approvato adesso. E un altro importante progetto, pure plurifinanziato negli anni dalla Commissione, è il progetto PREPARE, per la Preparedness Against Emerging or Re-Emerging Epidemics, che è un po' lo stesso gruppo, e anche esso ha dato vita al progetto RECOVER, che è uno dei progetti, diciamo, del fast track per il Covid-19, finanziati quest'anno dalla Commissione. Mi verrebbero dei commenti da fare, ma evitiamo. La cosa interessante è che questi progetti, che già di per sé, cioè sono più che dei progetti, no? Sono dei multiprogetti finanziati nel tempo, si sono messi insieme, e insieme anche ad altri network, per scrivere il business plan per un progetto da presentare a una call che si è chiusa poco tempo fa. Quindi, per dire, ormai la dimensione delle cordate è questa, insomma. Sono cordate già multi di progetti che si ripresentano più o meno con la stessa formula e che addirittura scrivono come progetto una parte della proposta da presentare a una call. È evidente che, insomma, in questi casi è difficile per un gruppo appena, diciamo, strutturato, organizzato, poter competere come capacità organizzativa. Però questo, insomma, non vi voglio spaventare, perché invece poi sui temi specifici resta lo spazio e si può sempre lavorare. È sicuramente importante però sapere, diciamo, quali sono i grandi player ogni volta nell'area specifica in cui uno vuole lavorare. Oh, Euresist si inserisce in questo quadro, sicuramente non è così grande, così forte, però si inserisce in questo quadro, essendo nato però come un piccolo progettino nel 2006, quando sicuramente il panorama forse era meno strutturato, e come un progetto appunto del Framework Program 6, e poi è diventato un'entità europea, una specie di società europea, ha continuato la sua attività, è stato partner in altri progetti di ricerca finanziati dalla Commissione, è attualmente coordinatore del progetto CARE, a cui faceva riferimento poco fa Maurizio, raccogliere dati, creare e rafforzare network di raccolta di dati e di corti in HIV, TB, epatite in Europa, con un focus particolare sulla Russia e i paesi dell'Est. E poi Euresist gestisce il Euresist Integrated Database, EIDB, del quale ARCA è sicuramente il componente più importante, ma che raccoglie appunto molti altri database multicentrici in Europa e anche fuori, anche appunto dall'Africa e dalla Russia, per ormai più di 103.000 pazienti. E questi sono alcuni degli studi che stiamo facendo, appunto CARE, poi uno studio sulla multidrug resistance, e uno studio ormai
finito, chiuso, in via di pubblicazione sugli inibitori dell'integrasi. E quindi sono stata, spero, veloce, ringrazio tutti quelli che hanno contribuito e che contribuiscono continuamente a Euresist, ringrazio voi per l'attenzione e buon pranzo. Bene, grazie Francesca. Mettiamo in tutti gli eventi ARCA di questo tipo, no? Abbiamo sempre dato uno spazio a queste overview, una quella appunto del cosa succede a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'altra è questa finestra sulle progettualità europee che mi fa piacere che Francesca l'abbia sottolineato, perché è un tema di cui si discute spesso, soprattutto alla luce degli ultimi trend nazionali che riguardano, come avete visto, non solo l'Italia ma un po' tutti. E cioè il messaggio è molto chiaro, nella formazione dei giovani e anche nella sopravvivenza dei meno giovani, mi verrebbe di dire, bisogna necessariamente fare riferimento a programmi che implicano la formazione di gruppi di lavoro, di network molto molto grandi. Non c'è più spazio per cose che riguardino un singolo paese o men che meno un singolo centro, al di là ovviamente di tutte le possibilità che ogni centro ha di gestire i propri programmi progettuali e di fundraising, insomma di ricerca di progetti, che possono essere con le company, possono essere con i progettini, mi viene di chiamarli INI, nazionali, con quello che resta del finanziamento a livello italiano. Ecco, quindi vorrei che soprattutto i giovani si sintonizzassero su questa lunghezza d'onda, cioè nei prossimi anni, in quello che è tutto il divenire della loro carriera accademica, ospedaliera o comunque una carriera che vede nella ricerca un punto importante, altrimenti non sareste qua oggi ad assistere a questo evento. Cercate fin d'ora, prima possibile, di sintonizzarvi su questi aspetti. Penso di interpretare la disponibilità di Francesca dicendo che all'interno delle attività di ARCA considerate a disposizione anche una, chiamiamola, consulenza generica su come interpretare le call, sui tipi di strumenti, qualche consiglio per prepararsi a far parte di un network o addirittura esserne promotori, d'accordo? Quindi raccomando questo aspetto. Ecco, grazie della conferma. E allora, a questo punto penso che da programma noi dobbiamo brevemente, perché abbiamo un tempo di circa 10 minuti, dobbiamo brevemente fare un po' di attività logistica che consiste nell'assegnazione dei temi di ricerca, dei temi di discussione ai gruppi sulle proposte che sono state in parte appunto già confezionate, ma che come sempre nella flessibilità e nella logica, nella mentalità di queste eventi formativi dovete prendere con la massima flessibilità, cioè come diceva Barbara, una delle cose belle di queste piattaforme è la possibilità di rimodellare le cose, di discuterle, di prendere in considerazione punti di vista diversi e così via. Tecnicamente chiederei alla regia se è possibile avere una slide o qualcosa, un link dove vederle, in modo da avere davanti i temi che poi sono assegnati ai quattro gruppi. Credo che ognuno dei partecipanti ai gruppi sappia di partecipare a un gruppo, lo do per scontato. I partecipanti ai gruppi hanno ricevuto la comunicazione dell'area di lavoro del gruppo, e all'interno dell'area trovano tutta la documentazione, compresa la composizione del gruppo. E forse possiamo semplicemente visualizzare la presentazione con i temi e anche la composizione dei gruppi, ed eventualmente tu e gli altri potete parlarci sopra. Io magari adesso sì, condivido la presentazione. Perfetto, se tu ce la condividi la vediamo insieme, ma giusto per ricordarla non solo a uno specifico gruppo, ma insomma giusto per vedere tutto quello che sta
Ecco fatto. Questo è il primo gruppo. Ecco, ok. Allora, il gruppo A, che ha il tutoraggio di Antonio Di Biagio, veterano di queste attività, sempre molto apprezzato, devo dire, da tutti i partecipanti, con una serie di quesiti che riguardano, come state vedendo, tutti quanti vari aspetti della long acting, che è un tema che già stamani ci ha preso molto e ci ha anche preso buona parte del tempo, perché evidentemente è molto sentito. Il tema è stato proposto di fatto da Nicola Gianotti. Ecco, grazie. E quindi questo è il gruppo A, che ha quanti sono i partecipanti per gruppo? Una decina, di oltre al tutor, eccetera. Mi pare sì, più o meno una decina, eccoli qua. E quindi questo gruppo si occuperà di fare quello che Nicola ha caldeggiato varie volte, cioè cerchiamo di essere pronti per questa possibile svolta epocale e di discutere tutti i temi. Quindi da qua può venire fuori una gamma piuttosto ampia di attività, no? Dal pensare a come organizzarsi, da uno studio da fare, da qualcosa da scrivere, da un materiale di tipo educazionale, insomma possono nascere tante idee, e quindi su questa direttrice muovetevi con la massima flessibilità. Poi il gruppo 2, Dario? Il gruppo B, abbiamo lettere e non numeri, è un gruppo con il tutoraggio di Stefano Rusconi, che invece ha due attività distinte. Una fa parte delle classiche configurazioni query ed è appunto quello che è stato introdotto anche nella parte iniziale, cioè l'impatto della resistenza ai non euclidici in pazienti experienced, soprattutto l'impatto su regimi contenenti rilpivirina, e ovviamente qui uno di quelli che ci interessa di più, visto il panorama attuale, è quello della combinazione dosaggio fisso tra dolutegravir e rilpivirina. L'altro tipo di attività invece è un'attività di quelle che rientra nella possibilità di generare dei servizi, e questo è un tema che è un po' ricorrente nella storia della terapia antiretrovirale, e cioè una possibilità di mettere su un sistema che possa essere un repository di casi clinici consultabili, ma anche, e questo è ancora più ambizioso, possibilmente una piattaforma di discussione di casi clinici in tempo reale. Io sono al corrente di vari tentativi di questo tipo fatti negli ultimi, direi, 10 anni, alcuni hanno avuto un certo successo, altri meno. Il tema è molto molto sfidante, perché effettivamente non è affatto facile configurare un sistema che metta insieme la capacità di dare effettivamente un servizio rilevante, sia in termini di formazione sia in termini di gestione di un caso clinico reale, e al tempo stesso consentire tutto questo ottimizzando i tempi di impegno del pannello di esperti e anche delle persone che eventualmente vanno a richiedere consigli al pannello di esperti. Il tema è sfidante, ma la tecnologia in questi ultimi 10 anni ha fatto dei grandi passi, quindi credo che si possa provare a disegnare qualcosa del genere. La raccomandazione a questo gruppo è quella di non fermarsi sul dubbio se una cosa è possibile o non è possibile. Partiamo dal presupposto che tecnicamente è tutto possibile. Ecco, poi abbiamo fra di noi anche nel pool dell'Arca Factory persone con capacità e conoscenze informatiche che ci possono confortare in questo senso.
Questo è il gruppo, quindi oltre a Stefano ci sono ovviamente anche i tutor di tipo tecnologico, cioè Antonia e Adrian, che ormai tutti conoscete. Gruppo C è quello presieduto come tutoraggio da Mariella Santoro, che si avvale anche delle attività di Domenico e di Carlo, che ormai è il nostro un personaggio fisso nelle nostre ultime eventi, che unisce le capacità di data manager a quelle statistiche e ormai anche a quelle di area, direi, pienamente biomedica, perché è introdotta da tempo su questi temi. C'è una query su dati, che è la valutazione dell'impatto potenziale delle mutazioni di resistenza e di altre mutazioni, quindi anche eventualmente mutazioni non troppo rilevanti, quindi diciamo mutazioni minori, sulla quella condizione che è ancora un cruccio un po' per tutti quelli che hanno da trattare i pazienti, cioè i casi di viremia di basso livello, però in modalità persistente, quindi non ci riferiamo ai blip, ma ci sarà una definizione di persistent low level viremia che il gruppo confezionerà per capire quali sono le conseguenze e anche i fattori favorenti in termini di analisi di mutazioni. Fra i progetti, quindi nella nuova modalità della Factory, abbiamo affidato a Mariella il compito molto ambizioso di cercare di ragionare su possibili studi che possano valorizzare la disponibilità, che pian piano si sta allargando anche nel nostro paese, dei test per quantificazione di HIV-DNA e anche per genotipizzazione su DNA da poi utilizzare nella routine clinica. Infine abbiamo il gruppo D, questa è la composizione del C, abbiamo il gruppo D che sarà presieduto come tutor da Simona Di Giambenedetto, che ha già incorporato al suo interno le attività, il supporto statistico di Laura Timelli. E qui abbiamo due query su dati che sono state proposte, una dalla stessa Simone e una da Barbara Rossetti, dove abbiamo delle query centrate sui temi che in qualche modo ci portano alla dual, alla dual più amata dagli italiani, cioè dove segue il 3TC, e anche ai temi di switch da un inibitore di proteasi a terapie basate su inibitori invece di integrasi di seconda generazione, cioè dolutegravir, bictegravir. Bene, allora mi pare che siamo perfettamente in tempo, lascerei semplicemente gli ultimi due minuti ad Andrea Raso, che vi ribadisce le modalità di connessione con le stanze dei gruppi. Sì, perfetto, sì, siamo appunto in tempo, quindi adesso andremo tutti a mangiare, poi per collegarsi sui vari gruppi, per i vari gruppi bisogna sempre andare su www.arcafactory2020.it, nella sezione programma, proprio sotto a quello che avete cliccato ora per entrare nella live, ci sono le varie stanze, quindi la sessione 2, per i vari gruppi, e allo stesso modo nella parte sottostante ci sono anche i diversi ingressi per fruire già dei materiali che comunque credo abbiate già a disposizione da prima. Grazie a voi. Un orario? I componenti della faculty hanno ricevuto il 24 settembre la mail di Antonia che dava i link diretti per entrare sulle stanze delle riunioni di gruppo, quindi tutti i componenti della faculty possono entrare nelle stanze direttamente, così come nelle altre edizioni si poteva avvicinare il tavolo intorno al quale i gruppi lavoravano. Comunque, per comodità, adesso ho messo nella chat il link al documento dove ci sono anche tutti i puntatori delle riunioni dei gruppi. Perfetto. E anche il calendario, cioè la scaletta con le tempistiche. Dario, quindi pensavo anche che dicessi che tutti i componenti della faculty avevano ricevuto il pranzo. No, scusate un attimo. Bellissimo pranzo di Siena. Un chiarimento, scusatemi, perché siccome su queste cose sono, chi mi conosce sa che sono abbastanza falloso. Allora,
a parte il link mandato da Antonio al 24, ma poi, quindi i gruppi, oggi ci sono due gruppi di questi quattro che si trovano, che sono il gruppo A e il gruppo B, secondo la scheda, quindi il gruppo A si trova... Oggi sono i gruppi D e il gruppo B. Esatto. Scusatemi, sì, ci vedo anche poco, anche questo è una cosa che, diciamo, con l'età migliora, fra virgolette. Il gruppo Si comincia con Simona. Con Simona che fa dalle 14 alle 16:30 nella sua stanza e io con i miei ragazzi, tu e Adrian e basta, dalle 16 alle 18:30 nella mia stanza gruppo B. Esatto, comunque per sicurezza in tutte le stanze ci sarò anche io, perciò per ogni cosa potete contattarmi. No, l'importante è che sei nella mia distanza, perché sei stata assegnata a me. Sarò sicuramente nella tua, ma ti condivido, ma come si dice a Milano, un po' piano un po' ad asi, perché non è che adesso ti mi hanno data e mo c'ero così apertamente, insomma. Sarà una fantastica esperienza, ragazzi, comunque. Ragazzi, il mio gruppo roller coaster, allacciate le cinture che si parte. Va bene, a dopo a tutti. Va bene, allora disattiviamo Stefano, altrimenti non riusciamo ad andare a Francia. Allora Simona, ci vediamo con te alle 2, va bene? Bene, noi interverremo qua e là, insomma, tanto a questo punto l'orario è sul link che Antonio ha messo nella chat, e quindi di nuovo buon pranzo a tutti e a più tardi. Ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi, a dopo. Buon pranzo. Ciao. Ciao. Ciao.